Alexa, imposta promemoria rinnova sub Twitch EasyFix il 2 settembre 2019 alle ore 14. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben trovati, ben pomeriggio, ben venerdì, l'ultimo venerdì dell'anno, Abbiamo fregato, vedi? Taccio ha fatto un accidente, lo so, non ve lo aspettavate. Abbiamo qui oggi ospite l'unico, il solo, Fabio Krevitz. Inimitabile Fabio Krevitz. Abbiamo qui Fabio Krevitz. Lo possiamo intervistare? Il figlio di Lenny Krevitz. Lo possiamo intervistare? Il figlio di Lenny Krevitz, come vedete? Intervistare in inglese, naturalmente. In inglese, allora, welcome. Lui vuole intervistare in inglese. Welcome. Ok, la domanda qual è? Sti capelli. Ne sono cresciuti tutto insieme. Porca miseria, tu ti rendi conto che c'ho più di 30 anni e sto a fare lo scemo su YouTube e questi manco sabbano, manco followano, manco condividono, sì, manco mettono un like. Guarda, sono 109, 48 spolligiate. Ma che devo fare? E che ti fa? Quelle paperelle e me lo metto a giocare. Sei rimasto solo questo? Insomma, tu stai di adesso, c'hai più di 30 anni e fa usciamo su YouTube. Io sono una vita come. Però sai quando ho dato, mi ha detto che moglie mi ha scritto prima. Mi ha detto non te sta, ma in effetti non mi sta. Fatti un bel trapianto. Poi ti è passato da un eccesso all'altro, cioè dal pelato liscio a boccia proprio del bullying. Comunque sembra. Chi c'ha Fabio Afro? Ok, chi lo sta spammando? Effettivamente. È questo Fabio Afro. E questo è Fabio Afro dal vivo. È la prima volta che viene fatta prima l'emoticon e poi la controparte reale. È vero. Di solito dovrebbero, no? Se non ci sono cascato, l'hai detto in un'altra live. Ma non senti il caldo? Oh, è la prima volta che c'è capelli. Fallo un attimino soffrì. Sento il peso più che altro. Sente il peso del capello, finalmente, eh? Che cosa senti di strano avere questa sensazione? Allora, ti posso dire, la cosa più strana che sento è sento una cosa che mi tocca da solo perché sono i capelli stessi e pente mi pensa dai tue orecchie e dicono che cos'è? Che sì, cos'è? Tipo, sì, è come se non sento l'aria, eh? Sì, e poi effettivamente fa caldo, però devo dire che è piacevole. È una bella sensazione. Ti senti un po' come Rooney dopo il trapianto? Beh, un attimino, non riesce di questo. Che la telecamera ha detto questo. Che c'è difficoltà. Ah, no, forse perché aspetta. Perché è rimasto su modalità automatica. Sua cosa. Metti video. Aspetta, questa sta autofocussando. Video è questo qua. L'icona del film. Ecco, no, ecco. 3, 2, 1. Eccoci.
Hai mai avuto i capelli? No, è nato senza, è nato senza. Grazie a tutti intanto che state rinnovando il Twitch Prime, quindi state mettendo il sub, grazie a tutti. Vi ricordo, anzi, visto appunto che parecchi di voi... Grazie, amore... Guarda, 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 amore mio, che regala abbonamenti nel nostro canale. L'ha beccato Riccardo Lezzi. Ringrazia, ringrazia, ringrazia. Grande G. Calvo, grazie per 4 mesi di fila. Buon pomeriggio a tutti, è Fabio Marley. Allora, Fabio, ti è arrivato il Nowa? Sì, sì, però non siamo riusciti a fare il video. Lo faremo, grazie, amore mio, che regala abbonamenti. A fine agosto, se tutto va bene. Ah, va, sei in incrocio tra... Questo è Cristiano. Sei in incrocio tra Max Gazzè e Black Dynamite. Guarda, guarda, Riccardo Lezzi, hai avuto l'onore di ricevere l'abbonamento dalla mia fidanzata, proprio te l'ha regalato lei, quindi pensa che pensa l'ha che regalato cosa. Random, 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 ha detto alla community di Twix Roma, è il suo primo abbonamento regalato e l'ha beccato Riccardo Lezzi, quindi proprio, prego Delta, te l'avevo detto che te lo meritavi, il bippone, grande, tanto grande, mitico Svarbard, anche Fanti, lui. Ragazzi, il sub sto mese passo, cioè mi sono messo la parrucca e passi. Chi è che passa? Fanti. Fanti? Dove sta Fanti? Da letto. Ma sto VIP, lo so, Ferao, Fanti, non va bene che zompi il sub qua, Non va bene, Questo qui, se no, come campa qua, Fabio Grevitz? Lo sai che non mancava comunque una cosa? Una capezza? Sì, è vero. Quelle con le palline. È vero. Emilio, grazie mille, grazie a tutti voi che state rinnovando il sub, grazie, perché comunque effettivamente... Dalla scorsa live a questa c'è stato questa settimana in cui non abbiamo potuto streamare da casa per la preparazione alle ferie, ma anche le ultime cose da fare in negozio stesso. Io vi posso dire che a casa sono stato impicciatissimo tra le borse, taglia il prato perché ti lascia tutto pronto, l'innaffiatoio... Perché tu sei preciso, c'è sta pure gente e manco lave i piatti e se ne va. Appunto, no, io tutto preciso, tutto pulito, poi c'ho avuto un problema che la macchinetta per tagliare il prato mi ha fatto zompa uno spruzzino automatico, quindi ricompralo, cambialo... È troppo potente quella macchinetta. No, è troppo bassa, quindi me la succia, l'ha fatto... Puff, è partito per aria, esatto. Molla, pezzi di plastica... Grazie oppure, Fanti, ma non ci mancherebbe. Schizzetti di scarsa qualità. Non è vero, sono tutti quelli della Clubbers. Commerciali, ho capito. Non posso mettere tutto Gardegna, 15 euro a spruzzino. No, non ci stanno i soldi. Se fanno donazioni, mo adesso facciamo la donation goal. Senti, mo per... il problema è che ce li in a te per forza. Ah, perché non vanno aprire così? Non posso andare così. Non te vergogni. Adesso andiamo così e immagina se entra uno e fa, cioè Fabio. Ma come posso smontare? Dai, cercate di fare commenti di cose serie. Lo so che detto da me in questo momento questa cosa non va. Però me lo vendi il no a 15 euro, spero dopo che fai il video no Alfri, perché lo venderemo sicuramente, ma non a 15 euro. E ciao, intanto grazie per il ci abbonato Twitch Prime per 4 mesi e per ben 4 mesi di fila. Direi quantomeno una sicurezza. Nel nostro negozio il Massimo Bellissimo ovviamente si può pagare a rate, calcolate sempre che chiudiamo domani alle 13, quindi al momento siamo fermi con le assistenze e con gli assemblaggi perché non c'è il tempo materiale, non possiamo più spedire perché oggi era l'ultimo giorno, quindi di fatto siamo aperti solo per far ritirare i PC ai clienti perché non possiamo fare altro, purtroppo gli ultimi due giorni saranno così, questo sarà l'ultimo assemblaggio che facciamo prima di andare in ferie e sarà consegnato domani. Io domani alle 13 sarò già in vacanza, esattamente come me, Gio, pure io. Devi aprire ai clienti così, beh Dario, ci stiamo quantomeno allargando, questo è non sembra, ma te lo sto per dire, questo è un negozio serio, quindi non posso andare ad aprire così. Posso fare lo scemo con voi, ma non posso andare avanti così. Stefano è la controfigura di Robert Downey Jr., non è che fa, Fabio sei fuori fuoco. Questa dovrebbe stare in autofocus però in teoria, In teoria nessuno l'ha toccata, quindi dovrebbe stare a posto. Al di là che questa luce mi sbianca, in effetti sono più nero. Stima totale per l'uovo cucinato col PC, mi fa piacere che tu l'abbia visto. Quello è stato un video un po' troll, un po' anche per dimostrare che effettivamente era possibile. Non è forse uno dei nostri video più visti, però sicuramente è uno dei video che ci siamo divertiti di più a registrare, questo te lo posso dire. Qualche settimana fa avevo mandato un'email per un assemblaggio, manco avete risposto, non è possibile Universal perché per quanto riguarda i preventivi rispondiamo a tutte, e sottolineo tutte, le mail.
Poi io non so che tipo di mail era, ovviamente se ci mandi l'email con lo screenshot di Amazon e ci chiedi che ne pensi, io è ovvio che neanche ti rispondo, ma questo è ovvio. Se non è così, quindi se hai chiesto un preventivo per marchi e cose trattate dal nostro sito e non ti abbiamo risposto, vuol dire che ci è sfuggita la mail, quindi in quel caso rimandala e vedi, noi ti rispondiamo. Se non rispondiamo entro 24 ore, consiglio sempre di rimandarla, perché può capitare che una su 100 ci scappa. Se sei stato sfortunato, la centesima che è scappata è la tua. Sul canale Twitch del Tesla nessuno fa più live al momento. Il canale Twitch del Tesla ti posso dire che è inattivo, perché non c'è nessuno che ci streama. Probabilmente qualcuno ci streamerà, però è da confermare, la 36 ore che sarà domani, quindi da domani alle 2 il Tesla sarà aperto per i soci fino alle 2 di notte di domenica, sarà aperto per 36 ore continuative e vediamo se troviamo qualche buon'anima che vuole streamare o che ci prova, perché 36 ore davanti al PC streamando è impossibile. Sì, è un negozio serio, sì, non lo diresti, lo dico sempre, però è così. Si sente ogni tanto una voce in inglese. Allora aspetta, forse vuol dire che c'è qualcosa di aperto sotto. Però no, quindi la voce in inglese che senti forse hai qualche scheda aperta tu. Perché io non ho schede aperte, non ho ritorno, quindi no, la voce in inglese io onestamente non credo che tu possa sentirla. Intanto mi rimetto la chat a pieno schermo. Allora, cosa c'è in sottofondo audio che si sentono delle pubblicità? Sei già al secondo che lo dice in realtà. In realtà non ci abbiamo niente di aperto. Te lo posso dire con praticamente certezza questa cosa. La sento anch'io dal cellulare. Anche io sento. Allora, le voci che senti è Stefano davanti che sta parlando. Però se sentite altro devo capire da dove viene, perché si sente qualcosa ogni tanto. Allora ragazzi, io non c'ho niente di aperto. L'ultima domanda, i case questi grandi? Non c'ho niente di aperto. Quindi ti direi boh. Però se mi dite che più di uno di voi li sente, evidentemente non è un pazzo che sente le voci, ma effettivamente ci sono. No, probabilmente anche quello è master. Però boh, non lo so, adesso magari viene Stefano, mi metto a controllare meglio, se no se controllo poi non riesco a parlare con voi. Sei fuori sincrono? No, perché non ho droppato frame, no, manco un frame, quindi non posso essere fuori sync. Questo messaggio, allora, sarà la voce del bot e del sub, non lo so, dipende. Sì, il bot in realtà non parla, a parte di dire il nome o se qualcuno ha mandato qualche messaggio. Anch'io prima ho sentito qualcosa, quindi se l'ha sentito Wargamer ci dobbiamo fidare. Non raggiungerete mai il livello di trash quando tua madre ha cucinato le lenticchie, ha detto che Stefano è bello e buono. Ma la gente che si raduna, no, per fare domande inutili l'ultimo giorno di chiusura di cose che può trovare sul sito e viene fino al negozio per chiederle. Si radunano tutti qua fuori. No, è tipo, hai mai visto il film 28 giorni dopo? Che poi prende, detto, che poi desolazione in città. Sì. Sì, ci vado sul sito. Noi non è che non vogliamo, cioè sennò dopo sembra siete scortesi, no? È come che siamo nel 2020 ormai. Arriva gente, ciao Gardi Sky, ce l'ho tutti sul sito, no? Con prezzo, scheda prodotto, disponibilità, spedizione, ritiro in negozio, li puoi prenotare, puoi fare tutto in autonomia. Come fai ancora? Io penso l'unica cosa per cui tu vai al banco oggi è se ti serve netto di prosciutto, vai dal pizzicagno, lo gli fai, senti, mi dai netto di prosciutto e un pezzetto di pane, grazie, e lì non è che me lo posso vedere online. Certo. Perché alimentari non sono molti, una cosetta smart sarebbe tu fai due etti, metti nel carrello, io scendo e già li trovo pronti. Esatto. Però vabbè, diciamo che magari alcuni settori possono essere un po' indietro, no? Un settore come l'informatica, qual è il negozio che oggi non ha il sito aggiornato in tempo reale o quasi? Tutti. Quindi perché esci di casa per venirmi a chiedere che case hai, se ti puoi vedere le foto? Anche che se tu vieni qua e mi chiedi quali case ho, io è brutta, disse, però io ti prendo, guarda, vieni un attimo qua, ti metto seduto qua, ti apro il sito, clicca su case, c'è scritto quali c'ho, quanti ce n'ho, quanto costano, ci stanno le foto! Non c'ha torto il capellone qua. Ma pure è strano chiamarlo capellone. Metal Master, un caffè al palestrato magari. Cioè, sono anni e mezzo e vado un palestrato. E uno al parruccone, eccolo qua.
Aorus 99K 2070, che ne pensate? Che ne penso? Che è un'ottima configurazione. Grazie Alessandro, tanto che si abbona per il quarto mese di fila a Twitch Prime. Grazie mille ragazzi per tutti i sub che ci state mandando, grazie che vi siete accorti che vi è scaduto, e chi non l'avesse ancora scoperto che gli è scaduto il sub, andatevelo a vedere, va bene? Va bene? Che ne pensate del video che è uscito l'altro giorno, che abbiamo fatto uscire sul tutorial su come si aggiornano le schede madri B450 per supportare, per accogliere i nuovi processori Ryzen 3000? Che ne pensate? Che ne pensate? Grazie Nextworks, bella, bella Nextworks, grazie, grazie che ti sei abbonato. Fabio, calmo che ti cadono i capelli. Mi fanno incazzare, se mi cascano pure questi è finito. Dal pizzicagnolo è veramente per pochi, è vero, è di nicchia. Oh Ron, Ron, ciao Ron, ben trovato. Il pizzicagnolo si usa a Roma, lo usano le signorotte. Esatto, esatto, è come quando vado in drogheria, sì, che tu ci vai a comprare la droga. No, in drogheria dove vendono le spezie, però io ho sempre pensato che era una cosa dove vendono la droga. Ma il torque è vostro, sì, oppure proprietà del cliente? È nostro, è nostro, è nostro, è enoteca, è enoteca, è enoteca, sì, sì. Venervino. Regà, le grafiche sono fuori fase, tipo zoomate. Che hai fatto? Che hai cambiato? Niente, guarda. Niente, ma forse è la cam che era leggermente zoomata. Ecco. Ancriu, grazie che ti sei abbonato a Twitch Prime, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Ci sono anche io, grazie, grande Giuseppe Visconti, bella config, manca la mob Strix, perché deve essere Strix? Il video è stato bello, semplice e chiaro. Benissimo, se risente la voce, che hai toccato? Che cosa non hai mutato? Allora, che impicci hai fatto? Controlliamo insieme Twitch, c'è solo la chat, quindi non può essere. Ma deve essere mutata la scheda di Twitch? No, perché non stiamo vedendo, no. Beh, disattiva l'audio del sito. Bene, poi andiamo di qua. YouTube. Su, c'è il nostro video mutato. Non ho altre schede aperte. Il chatbot si apre di nuovo? Sì, il perché adesso escono le cose. Questo Synapse è aperto. Non ho altri browser aperti. Non ho niente che mi può emettere suoni. Però l'ultima volta, sai perché ci abbiamo... Ah, può darsi che ci hai abilitato un'uscita HDMI di uno di questo monitor. Perché noi abbiamo dovuto staccare. Sagace. Abbiamo dovuto scollegare dei monitor l'altro giorno per fare una prova su un PC che poi dovete vedere. E quindi su un video che dovete vedere. Quindi poi ve lo. Gestisci. Non è vero. Ma la postazione base non ci sta più. Mamma mia, che zozzeria. Ma se clicchi la col destro, non te lo dà più. L'ho fatto. Mixer, cose. Apri mixer volume. Che cos'è ridà? Niente. Ma il menu, pannello controllo. Gestisci pannello controllo. No, non è questo. Pannello controllo, scrivi sotto pannello controllo sulla barra. No, di ci devo dire, è impossibile. Cittana. Me l'hanno tolto. Cittana. C'è. Pannello controllo audio. T'ho trovato. Credo perché c'hai 11 decimi. Io ho disabilito questo. Dovrebbe stare a posto, quello deve essere abilitato. Quindi ci dovremmo stare. Qui si vede e si sente bene. La voce dei messaggi che la gente scrive, raga. È giusto. Io mi sento benissimo. È vero, comunque il bot sta male, è vero, il bot comunque pure lui dice ha bisogno delle ferie. Dicevo, sì, è un negozio serio? Assolutamente sì, lo dice il capellone, parola di capellone. Si sente, aspetta, stavo leggendo, si sente qua quando arriva la notifica da Twitch. Ah, vabbè, sì, è normale. Può darsi che si sente due volte, perché può darsi che qui sopra noi abbiamo due impostazioni. Lì non c'è, non è come Streamlabs, dice c'hai due volumi. E lì ti cattura quello, uno, due alert, non lo so. Messaggio per il bot, fateu speng. Grazie Super Sami. Messaggio di Ron. Stefano. Sì, ci arrivano Marant, ovviamente. Ah, gli scritto. Meglio MPG 570 Gaming Plus oppure Asus Prime X470 Pro? Io ti direi X570, anche se di fasce diverse, però ha un chipset più recente per il 3700X, quindi sì. La 570 costa 190, la 470 sta a 180. Secondo me prendi la 570. Ma le B450 Max della MSI vi arrivano? Non lo so. Ma sì. Tommasi che ci sta a fare? Sì. In che senso? Mamma mia, questa è storica. Tommasi che ci sta a fare? No, sono più scuro. Ragazzi, Tommasi è roba antica. Cioè, lui magari lo cita come allenatore di oggi, ma noi se lo ricordavamo, giocavamo con la Roma, con la mitica Roma del principe Giannini. Quando riaprite il 26, faccia prima chiude, Fabietto. Lo vedo e sento perfettamente. Mi consigliate una 2060 MSI Trio o un EVG 2060? Una 2060, magari pure Super se te va.
Allora, poi, regà, ma Mr. Flame aveva preso quella città di PC, sembrava un PC di HP. Dai, non diciamo queste cose. Lì Mr. Flame ha fatto un mix di pezzi che gli abbiamo dato e ha tenuto dei vecchi pezzi. Se tu vedi il video, noi abbiamo rimesso a posto case, alimentatore, esatto. Tutto, diciamo, il contorno, ma il PC era il suo. Esatto. Quindi è rimasto quello. Mi potete spiegare come funziona quando qualcuno ordina un PC? Bidulino Gamer. Allora, funziona come tutte le cose che funzionano nel mondo, ovvero io entro in un negozio, salve, potrei avere un preventivo? Sì, vorrei un preventivo, un PC per giocare. Quanto budget ha? Ma guarda, circa 1200-1300 euro, che posso... Quanto budget ha è anche indelicato chiederlo. Beh, qual è il suo budget? Quanto ci vuoi spendere? Tu c'hai ragione. Aspetta. Però diciamo questa cosa perché succede. Perché cioè, succede? Stamattina è entrato un ragazzo col padre, ora racconto, il ragazzo il padre, senti, voglio un PC gaming potente, e io cerco di capire quanto fa, i componenti più potenti che c'ha, alla fine però avevo intuito che c'era qualcosa, non andava, ho detto, senti, c'avete un budget prefissato più o meno sul quale vi posso regolare, che questo le chiedevo, quanto vuoi spendere, non si fa, devi usare parole un pochettino con l'uso della lingua italiana, riesci a smussare un po', e chiari, magari vi siete già prefissati, sì, pensiamo sui 1000-1100, allora non è top del top, è un PC da gaming, esatto, perché succede, e lui le mi fa far preventivo con il 9 2080 Ti, se già si tu pezzi di somma e t'ho sforato, vabbè, così non sei credibile, ti dicono, è vero. Comunque dicevo, a volte ti entra un ragazzetto magari 18 anni, ciao, posso avere un preventivo? Sì, dimmi, guarda, volevo un i7 da 2080 Ti, guarda che, cioè, per fare una configurazione del genere stai su 2000, ecco. Ah no, io volevo spendere 600, non c'è manco internet a casa, perché non riesci manco a capire che prezzi ci girano, che ci... Oggi sei arrabbiato. Sono arrabbiato, oggi l'ultimo giorno sto a carico a pallettoni, mi rovina tutti, mi rovina tutti, ve lo dico. Comunque stavo dicendo, funziona così, quando entra qualcuno, salve, qual è il suo budget lì? Quale budget aveva prefissato nella sua mente? Nella sua mente. E quindi fa, guarda, pensavo intorno ai 1500, benissimo, facciamo questa configurazione, che cosa ci deve fare? Ci devo giocare, ci voglio studiare, ci devo fare delle ricerche, ci devo fare dei lavori video, dei montaggi video, lo usa Mizio per farci vedere i cartoni animati di voti, insomma, ci dice quello ci deve fare, noi facciamo una configurazione su quella cifra dando il meglio che ci entra, ok? Se al cliente va bene, come funziona, ci dice, beh, mi lascia un acconto, noi facciamo una ricevuta dell'acconto, può andare via, mi lascia il nome, cognome e numero di telefono, la chiamiamo non appena è pronto. Quanto tempo ci vuole? Ma guarda, i componenti sono tutti disponibili, circa 1-2 giorni, se ci manca qualcosa al momento in cui siamo entro, insomma, l'ottica della settimana. Ah, benissimo, pensavo ci volessero mesi. No, assolutamente no, signore. Il giorno dopo lo chiamiamo e il PC è pronto. Benissimo, posso venire fra 15 giorni. Benissimo, l'aspettiamo, il PC resta qui e lo viene a ritirare. Questo così funziona. Poi quando vengono c'è la solita pampinara. Ma queste scatole mi servono? Sta buono e te casca. Ma queste scatole mi servono? No, le può buttare. Ma la garanzia copre anche se prende Mifiova, si rizzozzi e prende i virus? No, signore, quello non li copre. E quindi e via. Allora, esatto, Ferao, qual è il suo budget, la versione forbita di quanto c'ha in saccoccia, Ma perché Davide va live mentre voi siete live? Perché Davide, il suo palinsesto, prevede che lui va live e alle 2 del giorno, insomma, in base alla meridiana, insomma, che c'è. Bene, beh, di nulla, Bidulino Gamer, ci siamo, insomma, l'abbiamo fatta molto spiegata esaustiva, ma in maniera, insomma, è molto semplice. Che ne pensate, notebook CPU desktop? Senti, ma io te lancio un'altra cosa, ma visto che questo è un assemblaggio costoso e anche complicato, anziché no, vogliamo iniziarlo? Non sei credibile. Scusa, ho capito, non posso di cavolo oggi, me ne vado. Fammi un pezzo alla cocciante, bravo, cantami quello lì, Simba là, e dai, su la giostra che va, vai, fammi un pezzo. Grande Iron Danny, Ghibli, grande, avete visto le nuove Walk uccidi MSI? No, ancora no, dall'uscita dei nuovi Rise, che opinione vi siete fatti fino ad ora? Easy Benny, ci siamo fatti un'opinione che sembrano, e non lo voglio dire, affidabili. No, ho capito, non salto, non sei credibile, allora, pure quello che te pare, mi dici per favore che il Ryzen è il mio best ever, a casa mi metto il 39X, sì. Stasera faccio l'assemblaggio live, non è credibile, c'ha la parrucca delle bugie praticamente, se la può mettere dice quello che gli pare, posso tutte le stronzate che voglio. Stefano è capace a fare cable management, vedi quanto sono credibile quando lo dico. Sì, quello è vero, che manco si chiudeva, quello è vero. Sì, poi tu lo sistema io. Stefano, ti sei fatto un caffè con la mostra? Oggi sei arrivato col fiato corto. Chi? Io sono arrivato col fiato corto. Col fiato corto. Ma sta buono, che non ne fai manco veramente. Dai, a fare togli sta papagna dalla testa. No. Cantaci Margherita. Non canto. No, assolutamente no. Voglio un audio, non sei credibile. Bravo. Allora, ragazzi, dobbiamo fare i nuovi audio per Twitch. Uno è Alexa.
Poi l'altro è rinnovare. No, 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 uno è solo Alexa. Poi c'era un altro. Spammare in sequenza. C'era un altro. Comunque pure non sei credibile, dobbiamo fare. Non sei credibile. Te faccio la fan, sei credibile. Dopo fa, muovo registro. Il registro è innaturale. Dopo ricordiamo se. Era Alexa, Siri. Ehi Siri! Vai. Dopo Fabio, mi sembri Maradona. Ci posso fare la canzoncina. Ho visto Maradona. Mamma, innamorato, allora, sono. Facciamo questa cosa. Siamo a 180. Fabio Origeno è bellissimo. Se riusciamo a mantenere per un'ora. No, ma c'eri pure te! Ah, ragazzi, no, me la rimetto, sennò dopo non so credibile. Se riusciamo a mantenere per un'ora dai 100 spettatori in su Twitch, a fine live Stefano si mette la parrucca e occhiali. Io? Questa? Sì. Va bene. Chi è quell'uomo? Oddio Fabio, c'è pure lui, hai visto, è venuto. Stefano pelato al prossimo giro. Oddio. Chi è quell'uovo? No, è l'uovo che c'abbiamo. La doppia scheda ancora nessuno l'ha spammata. Forza ragazzi, i moderatori spammassero. I sub se non sono stati fatti. Forza con i sub, forza con i like su YouTube, forza con le condivisioni, forza con l'apertura della doppia scheda, forza con... Raga, spamma l'ultimo giorno. Ma io sto mountain case che costa una rata di una macchina. Mi prendi sto case, per favore. Mi prendi sto case. Una rata sola costa come una macchina. Costa come una macchina, prendi sto case, per favore. Questo comunque sia bravo. Comunque, come ha fatto a farti crescere i capelli? Ha baciato MD, è talmente potente che gli ha fatto ricrescere i capelli. Guarda un po', se vede solo il capello, guarda, come sei spugnoso. Senti, ma con chi li lavi? Questi qua fai tre passate ammorbidente e poi mi dai il balsamo. Il Fabio Origeno, questo ed altro, benissimo, vai, forza. Guarda che case, ragazzi, guarda che case qua. L'Antec Torque, troppi PC formattari gli hanno aiutato Fabio a crescere i capelli. Preferisco prendere una moto che un PC a quel prezzo. Ci sta, ammazza il case. Grande Roberto Aprea, grazie per il siete troppo simpatici. Dove andare in vacanza? Questo, cioè, guarda qua, qui. Ci abbiamo il terrorista dei CS. La pente. Ma perché mi guardi e ridi? Rush B, my friend. Dai, guarda come stai. Sembri su Mirage quando stai a piazzare la bomba. Allora, questo è bello. Sto cabinet è un concept di un cabinet. Un terrorista, veramente. Poi è pure nero, quindi lasciatelo perdere. Comunque, ti vedo bene a vendere cocco sulla spiaggia di Ostia. Cocco bello, cocco fresco. Piamo cocco, mangiamo cocco. Ti vedo bene perché poi ti viene pure lo slang un po' a Napoli. E farlo bene, perché cocco comunque ci sa che te. Poi ci va dal comico una prossima. Molto più bello il torque del Conquer, assolutamente sì. Grande Lowell S93 che si è abbonato a Twitch Prime. Peccato per l'annata. 93 è il numero dei markets. Però grazie mille che ti sei abbonato a Twitch Prime. Allora, c'è se è 93. Allora, ieri è entrato uno con la moto, è venuto con la Repsol Honda, parcheggia, scende, mentre ho il casco dei markets. Io ho fatto. Mamma mia, sei giovane, sei queste cose ne sai. Sì, quello è cresciuto. Però da Fabio il Sero non me l'aspettavo. Lo so, perché lui fa più. Appunto, è da me che non te l'hai aspettato. Se vedevi Stefano, non te dava la stessa cosa. No? Riccardo, tutto a posto. Comunque dicevo, lui se ne va in Grecia la settimana prossima. Io me ne vado invece qui sopra a Tagliacozzo al fresco. Quindi io vado a risparmio. Lui va a spendere il Big Money della 5 Stelle. Hai preso l'Hilton, no? Tagliacozzo come i vecchi. Mamma mia, hai preso l'Hilton. Io vado a Cicoria, Tu al mare, il lettino, io ho preso, yacht, io ho preso 5 stelle, un albergo, 76 piani, lattico certo, con piscina inclusa, c'è la piscina sul balcone, quella lì che è sospesa, tipo a Dubai. Dove sta andando in vacanza? Sta a Rodi, pensione 2 stelle, rimediata dal Kansai, a posto. A 50 euro al giorno. Però ho prenotato con anno anticipo. Comunque ha baciato Ryzen e si trasforma in uomo lupo, si è partito dai capelli, ragazzi, siamo arrivati a 60. No, ragazzi, dovete aprire Twitch. Cioè, dovete aprire Twitch. Non posso dire niente. Oh, Ermonnezza, Thomas Mia, che te sa metà? Dovete aprire Twitch. Se no, Stefano, non si mette la parrucca. Me volete lasciare con la parrucca tutto il tempo? Mo' te faccio un video e tu mi devi fare. Perché devo lavorare. E ci famo le emoticon. Se che sei Thomas Mia. Che palle. Grande cocco bello, cocco d'oro. Se lo mangi tu diventi come un toro, e se lo mangi con impegno diventa come il legno. Il cocco è una bonda, che se lo mangia la bonda. Dai, raga, troppo trash. Grande, sei credibile. Non posso dire niente. Stiamo questo diventando... una volta era un negozio serio. Era il lontano 2015. Assemblavamo PC per vivere. Adesso invece fai il buffone per vivere. Sì. Dai, a Thomas Mignano. Assemblando, a Tagliacozzo e a Piede Castagne. E non è ancora periodo, però
Grande, grande Metal Master, ma fatta no, però potresti andare a funghi, eh. Allora, allora, la configurazione che facciamo oggi naturalmente è una configurazione over the top, tipo, tipo alla, alla Sylvester Stallone, dai, over the top. E praticamente l'X570, la Ace di Mamma Messai, dove andremo a montare un 39X sopra. 12-24, dove andremo 12-24, a montare 9X sopra. Sì, sta buono. Poi ci andremo a mettere un Woody Black Western Digital Black da 500 GB. Andremo a mettere 16 GB. Solo 16 GB. Sì, secondo me c'è la difficoltà a assemblare. Ma perché questo solo 16 GB? Perché sono 4000 di frequenza, non so se ne sei accorto. Ah, sono 4000 di frequenza, 16 GB. Comunque ne ho messo 32. Visto che sta fa tutta sta papagna. Cavi slivati, Cooler Master Black and Blue. Poi andremo a mettere, sì, perché Black and Blue mi fa contrasto. Disco da 4 Tera. Disco da 4 Tera Western Digital Blue, sì, 2080 Ti. Stai buono, 2080 Ti. Quanto pesa. Gaming X Trio di Mamma Messai. Qui abbiamo il Ryzen 9 3. Oh. Ryzen 9, Ryzen 9. Sì, hanno capito. 9. Poi abbiamo un niente popò di meno che Seasonic. Seasonic. Questo qui è il 750 watt Prime Titanium. Mamma mia, sembra... compra, compra il Seasonic. Sembra, poi cosa abbiamo? Quei spot stronzate americane che ci stanno quelli americani. Sì, no? Perché ti fa con lo slang, ti fa con lo slang un po' americano. Sì, tipo... compra Cool Master e Matrix 660 RGB. È veramente buono questo. E questa visto come parla quella lì che fa media shopping. No, non posso niente, e fa palestra. Non sei credibile che parli a fa. Poi che altro ci mettiamo sopra? Che ci abbiamo da mettere sopra? Che altro ci mettiamo sopra? Sì, è tipo questa fa la pasta che ci buttiamo. Poi abbiamo l'Antec Torque, ragazzi. Bilico, grazie Bilico per il sub. Grazie, ma grazie. Questo vale da solo la come no? SSD NVMe è questo. NVMe, NVMe, guarda, sai buono, se sai lo buono. Pieghi, se lo pieghi un po' avanti buono, diventa pure più aggressivo. Questo è un frame. Un frame solo per farti vedere WD Black over the top, nel senso che il prato ferito ci gira bene tutto a ultra. A ultra non lo so, però in full HD sicuramente sì. Occhio a settare l'arma al massimo a 3733. Speriamo di no, Silchetto. Allora, Seasonic sembra un tostapane. Sì, ma l'importante è quello che c'è dentro. Attenzione, Armando! Noleggio ombrellone a capocotta per Stefano. Ben pomeriggio, grazie mitico Armando Slab. Grazie mille per la donazione. Per far crescere i capelli a questa persona qui, è servita l'uscita di Ryzen e le vostre donazioni. Mazza, oh, sei carico, oggi stiamo a pallettoni perché l'ultimo do tutto, do il mio non, best. Non posso parlare. Miracle Blade, i coltelli, Miracle Blade, hai visto? Miracle Blade, Miracle Blade, lancio il pomodoro. Hai visto come te lo tagli in 7 pezzi? Poi hai visto com'è? Solo per le prime 100 telefonate. Solo per le 100 telefonate, poi il giorno dopo. Sì, per le 100 telefonate. Ti do un materasso, il televisore 44. La Golf, quella che ti manda a casa. Poi dice ammazza, ammazza, roba è messa andata. Vale più dei coltelli. È vero, effettivamente. Però vabbè, i coltelli devi fare. Ma comunque i meglio sono quelli del materasso. La fabbrica del materasso li fanno solo loro. Materasso 800 euro. Memory foam 150 cm di memory foam. Costa 600 euro solo per oggi. Per le prime 50 chiamate a 79 euro. E vi regaliamo i guanciali. Perché poi i guanciali se metti di fare la lancetta. Poi puoi fare le rate. Poi fai rate. 79 euro. La rete quella. Zzz, quella cosa mi metti. Quella. Zzz, ti tirasse su perché ne la fanno, quella la posso regalare. Sì, infatti. Poi vi regaliamo il set di pentole, la trapunta primaverile autunnale con i bottoni che si aggancia. E poi vedi quelle lì, capito? Cavestaglia a sparmare sul materasso senza niente, che accarezza il nostro materasso. 79 euro, 600 euro, perché oggi me lo stai regalando? Dove sta la truffa, mi devi dire? Però c'è ancora gente che chiama. C'è una voce porno sotto, è vero, quando succedono queste cose, sì. Allora, no, non ce la fai a streamare e giocare. Oddio. Giocare e streamare insieme col 3600X e la 1660 Gaming X? Sì, ce la potresti fare. Dipende cosa, walk che that. Risoluzione. Walk that. Quanto FPS? Troppi caffè. In realtà non ho presi solo 3-4. Oggi stesa è un Twitch venditore. Sono troppi. Senti, ma io comunque me lo stavo un attimo. Come si monta questo? Come si monta questo? Si mette la schermata qua. Sì, no, però dicevo, no, sì. Una volta che la metti, sì, tecnicamente. I cavi, butti dietro. Ma dietro è open. Non fa niente, butti dietro, poi lo metti solo da un lato. L'altro lato come fai di solito dei guai? Per forza. La differenza è qua, si vede però. Se guardate attentamente Stefano, il poliziotto è morghese con la punta che chiede dove riverire dello sballo. Perché? Vi siete persi a donazione di 10 euro di non so chi? No, come no? L'ha fatta il nostro mitico Armandone.
al mandone. Se no vado a vedere anche se ci sono altre donazioni, perché me sto perde, mi no, sto perde qualcosa. Strilla, lascia perdere, faccio prima da qua. Mica come te che sta a fa tutte queste cose. Grande, grande. No, no, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Lui Gabriel Gerbi ci ha donato 2 euro con scritto Easy Caffè. Grazie a tutti per quelli che hanno rinnovato il sub. Sto case mi sembra sbragged. Non è un case, è un concept. È un concept, stanno bene i pulci? Mo devi mettere il frontline dietro al collo, così almeno. Ma non avete risposto alla domanda sull'opinione dei Ryzen. Allora, l'opinione dei Ryzen ti possiamo. Ti possiamo dire che. Femmina. No, no. Ti possiamo. Fino alla morte. No. Ti possiamo dire che fino a oggi ne abbiamo senti, dati. Senti, dammi sta scheda male. No, ma che vuoi? Pure monta Ryzen, non sei credibile. Non sono credibile, no, è così. Va bene, allora se ti posso avvitare la scheda male? Se ti no. Ma che te sei un fan? Ma fanno sì, questo qui è la prima volta che monto il torto. È montato lei, forse, dai. Ma parla con loro. Te, vabbè, dai, monta la schermare, dai. Tiè, monta Ryzen. Intanto io faccio finta di leggere qualcosa. Dai, no, là si vede meglio. Qua si vede meglio. È di inverticale. Non lo posso toccare, se tocco questo che puoi. Vabbè, ma scappucci, per favore, nel frattempo. Computer preferito, che te lo dico? Fammeli. E fammelo rispondere. Allora, oggi ti posso dire fammelo che detto, fammelo rispondere. Se usa in, a Roma se usa. Fammelo rispondere. Allora, dicevo, come vedete, la cam capisce il valore, quindi mette a fuoco il torque e non me. Comunque, per dirvi, i Ryzen ultimamente, da quando sono usciti, hanno avuto una buona, diciamo, vendita, una buona riuscita sul mercato, perché comunque tanta gente li ha aspettati, hanno upgradato il loro vecchio PC. E quindi comunque ne abbiamo venduti un po'. Vi posso dire che fino a oggi forse ne abbiamo beccato uno solo con un difetto, ma non siamo ancora da certi confermare. Da confermare, però ha dato qualche problema, cambiandolo si sono risolti, quindi l'abbiamo bollato un po' come anche uscito se male. Possiamo dire invece questa cosa, possiamo dirla con certezza, c'è in giro ragazzi una partita difettosa di 97k. I 97k ce ne sono capitati 3, ben no no 4 9007k con lo stesso non identico solo a noi, difetto. Ce ne sono 4 di cui 2 nostri, cioè presi da distributore Intel, e altri 2 che ci hanno portato dei clienti con pezzi presi da Amazon. Quindi vi posso dire che non è un problema solo nostro di distribuzione, ma se ce l'ha anche Amazon, e fanno tutti lo stesso difetto, tutti. Mentre andate a installare Windows a fargli fare qualsiasi cosa di caricamento, cominciano a girare le palline e appena cominciano fanno mezzo giro e si blocca. E lì cominciano a girare le vostre, quindi sì. È un giro di palle infinito, perché prima girano quelle, poi se bloccano iniziano a girare le vostre. Sì. Addirittura un cliente l'ha preso su Amazon, se l'è fatto cambiare, se ne è fatto mandare un altro, ce l'ha portato stesso difetto. Esatto. Quindi vi dico che questa cosa c'è da un mese e mezzo a sta parte. Quindi se avete preso un 9.7 recentemente e dovete ancora montarlo, attenzione. Non vedo. Si legge no, Ryzen 9? Sì, si legge Ryzen 39X, si legge. Che tipo di difetto con Ryzen? Dava dei problemi. Siamo 80, Stefano, conviene 80 plus bronze? Dipende che ci devi mettere, Ron, certo. Meglio quello che un altro, ma peggio di un gold. Ciao, mi conoscete? No, non ti conosco. Per il momento sto senza vetro. In che senso? In che senso? Slab. Fabio, c'è un grande problema con la 2080, il P110 luce. In verticale scalda un casino perché il vetro è attaccato alle vente. In orizzontale non monta perché sbatte sulla staffa del cable management. Ah, ripeti un attimo. La 2080 in verticale scalda è normale perché sta attaccata al vetro. Il vetro è attaccato alle ventole. Questo problema ce l'hanno tutti i case che hanno la scarica in verticale. La staffa del cable management, allora Slab, se la vuoi mettere là, ti dico, questo problema ce l'ha avuto anche Stefano. Quella staffa che tu vedi si può smontare o si può spostare. Si può spostare. Dietro c'ha una vite sopra, una vite sotto. Tu la svidi, la vedi al terzo buco, quindi 2 buchi più a sinistra di quello che vedi, così la scheda ti ci va anche in orizzontale. Ah, attenzione, abbiamo i cavi dell'Inter, incredibile, perché stasera belli rigidi, questi che fa Cooler Master, tutto il kit. Prima volta li usiamo. Sì, è vero, belli però. Però sono belli perché sono slivati, vedi, a gruppo. Mm-hmm. Non so fatti uno sì, uno no, uno sì, uno no, uno sì, uno no. Che senso a gruppo? Due sì, due no. Ah, due sì, due no, belli però, devo dire che molto belli, Bel set. Ah, ma ce ne stanno altri 3 sotto. Sì, te lo danno un tanto. Fregate Anto, questi sono per la CPU e questi sono da 6 pin. E avremo solo il problema che questa scheda grafica ha 3 PCI Express per la scheda grafica. You know? Quanti ce ne danno qua? 2. E dobbiamo usare. Perché l'altro ce lo danno a 6 pin. C'ha 2 8 e un 6. La scheda? Sì. Ci credi? La tua TI c'ha 2 8 e un 6. Meno male, ti dice pure bene. Meno male, ti ha detto bene. Allora, il case Antec Torque, è la prima volta che lo montiamo. Intanto andiamo a montare sotto lo shield. Andiamo a montare l'NVMe
Dov'è qui? Dov'è Umberto quando allora, intanto serve? Vi dico, abbiamo registrato, intanto che Stefano scarta e voi guardate, vi dico che abbiamo registrato un bel po' di video pochissimi giorni fa e uscirà il primo video domenica nel quale vi spieghiamo un po' tutto. È successa una cosa brutta domenica, lo scoprirete nel video, comunque vabbè. Che è successo? Che mi sono perso? È quella news brutta del negozio, no? Ah, è vero, è vero, è quella vero. Esce domenica. Sì, ah, sì, 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 sì. Poi di altri video vi posso dire, quest'estate, sempre nel mese di agosto, avrete uno che è una sorta di tutorial con tutte le varie differenze che ci sono tra ARGB e RGB. Era un video che ci avete chiesto in tanti. Faccio fatica a guardarmi là perché mi rivedo e mi sembra che mi sto prendendo per il culo da solo. Però è vero, cioè uscirà questo video su RGB e addressable RGB, spiegheremo un po' le differenze, i connettori eccetera eccetera, so che lo stanno aspettando in molti. Poi abbiamo fatto un altro video molto divertente, non tanto per voi quanto per noi che l'abbiamo registrato. Abbiamo preso una GTX 295, una scheda di 10 anni fa, l'abbiamo montata su un PC moderno e l'abbiamo testata, ci siamo fatti delle partite, ci siamo ammazzati da ride. A parte questo, poi c'è un altro video che ha fatto Stefano in solitaria con un custom loop invece che è full Corsair, ragazzi, lo anticipo, è per full intendo full, pure il liquido, oltre ai waterblock, i tubi, i connettori, tutto full Corsair. Io ne ho visti di fanboy Corsair. No, ma come lui... Però devo dire che qui... Che abbiamo esagerato. Siamo forse nella top 3, sì. Senza problemi, ci siamo andati con questo. È vero, è vero. E poi ce n'è, e poi qual era l'altro video? C'era un quarto video. Abbiamo fatto. Ah no, B450 quello lì è già fatto. No, quindi basta. Per adesso, per ora basta. Devo vedere se riesco a chiudere quello del monitor. Mi è spoilerato tutto. Stefano, perché lo metti in quella posizione il disco M2, chiede Armando? Allora, lo metto qui perché questa scheda madre può montare in tutti i tre slot sia M2, PCI Express che SATA. Siccome poi comunque sia la scheda grafica andrà in questa posizione, ho preferito metterlo più in basso invece di metterlo qui, che magari gli sale un po' la temperatura. E comunque ho detto, vabbè, è più corto, non devo stare a spostare il piedino. È più comodo anche se lo togli. È più comodo anche se lo togli perché comunque sta in basso, non devo svitare niente. Alla fine l'ho messo qua, diciamo l'ho distaccato da... L'ho distaccato, c'è stata una distaccatura... E quindi distaccatura per voi che mi comprendete. Due adesivi verde flu e passa lavoro. Non so che starà. Certo, tutto potrebbe beccare l'aria delle ventole della GPU. No, perché l'aria se la aspira, non è che la soffia. Quindi, capisci? L'aria se la aspira, quindi. Cioè, questa è la spiegazione tecnica data da un tecnico di un negozio importante per questo. E continua a guardarmi. E ti dici: non sei credibile. Quando prova a dirmi qualcosa per avvirmi. Oggi mamma mia, c'ho lo scudo, c'ho. Vendete Intel Optane, Fabio? Vendiamo Intel Optane. Sì, abbiamo qualcosa da 16 giga sul sito in offerta. Esatto. E sì, potrebbe comunque beccare aria anche aspirando. Sì, lo so, però sopra prende il calore invece passivo che sale dalla scheda grafica e comunque sia va in una bella temperatura quando si gioca, quando lo si sfrutta. E poi è vero che questo case è tutto open, quindi di fatto... Bruno, io ti direi sempre MSI perché noi comunque lavoriamo con MSI. Io ti dico che l'unico brand secondo me che a oggi può competere con MSI a livello qualitativo in alcune cose è Asus. Gli altri due che hai detto, no. Senti, volevo dirti che con il Torque dovrebbero darci un kit con le viti. Quindi tu hai preso questo case, ma manca il kit delle viti. Sì, è possibile. Vai a reperire queste viti, per favore. Che se no non lo possiamo montare. Mamma mia, spera che nessuno suona la porta in questo momento. 80 Plus Bronze, una 2060 Super. Sì, ci può stare. Sì, l'80 Plus Bronze è una certificazione un po' più bassa rispetto al Gold, ma è un ottimo alimentatore lo stesso. Non è che non regge il carico. Intel Optane non serve a nulla? Nel senso che comunque sia, non vedo tutti questi, considerando i costi degli SSD che sono calati, non vedo più tutta questa necessità nell'utilizzarlo per rendere, cercare di rendere veloce un disco meccanico. Non è nella scatola, quindi ipotizzo che siano questi. Ah, ok, sì. Quindi sì, un pochettino! Bene, che mi sta dando? Che mi sta mettendo qua? Tutta un mucchio di roba. Allora, ammettete che le Inno 3D sono meglio del MSI. Sì, è vero. Se metto un M2, quali porte PCI mi rende inutilizzabile? Grande Giova Lucaroni per essersi abbonato a Twitch Prime. Allora, se metti un M2 PCI Express, non è detto che ti vada a disabilitare due prese SATA sulla scheda madre.
alcune abbiamo constatato che alcuni su alcune schede madre in realtà gli NVMe hanno disabilitato comunque le porte o 1 e 2 o 0 e 1 o le ultime, quindi 5 e 6. È capitato, però generalmente se l'M2 che vai a montare non è NVMe, l'80% dei casi, il 90% dei casi non ti va a disabilitare nessuna porta USB. Asus sì, alla faccia del bicarbonato di sodio, come si dice. Le 2080 Super MSI quando saranno disponibili? E io sto montando. E io anche. Dovresti toglierti la parrucca, vai di là, risolvi i tuoi problemi. Poi cioè, io ci sarei andato con la parrucca in realtà. Io per forza. Allora, vai, va. Per me dovranno andare così. Dovranno andare così. Ciao. Cavoli. Avrei bisogno di tre cose. Una tastiera. Ah, ma mezz'ora. Mezz'ora. Mezz'ora ci vuole. Porta USB. In che senso porta USB? Che ho detto porta USB? Volevi di porta SATA. SATA, sì, 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 c'ha ragione Gio. E questo qui è il bisogno delle ferie, delle vacanze. Allora, aspetta, vengo ad aprire. Mi sa è peggio sia di ROG e di Asus. Bene, sapevi che ROG e Asus la stessa cosa? La sapevi? Questa cosa? E come fai a dire che mi sa è peggio, visto che le Asus Turbo si scocciano una su due? Così, per capire, eh. Facci sentire, ok, sto zitto. magari mister Girella, magari. Allora, io posso montare. Devo togliere dal case questa cosa qua. Aspettate. Allora, panoramic. Ok, da questo case devo andare a smontare. Niente, me la faccio. Mi serve la brugola. Allora, ma questo PC no, non monto su questo. Mannaggia. Assolutamente sì, ogni marchio fa le sue cose. Già stavo questa schermata, l'attacco per il Type-C frontale. Sì, questa qui è di fascia alta, ti posso dire che ce l'ha. E adesso ti faccio vedere anche dove. Smontiamo dal torque la scocca superiore per accedere qui dove andremo a montare il nostro raffreddamento a liquido, ok? Quindi qui ci metteremo il nostro raffreddamento a liquido. Questa qui è quella che tu intendi, la presa Type-C frontale, questa qui affianca alla USB 3, questa è Type-C frontale dei case. Questo case ce l'ha e la presa di per sé è proprio questa qua, che vedi qua, buonissima, eccola qua, questa è USB 3. Quindi ok, direi manca cilindro, malossi e polino e scarico del minione. Infatti ce lo metterei lo starter pack, che fino ha fatto dopo la quinta, dopo le ferie. Allora in realtà lo stavamo per registrare, non siamo riusciti a registrarlo, io lo dico pure in un video che lo stiamo registrando, in realtà non, cioè lo registravamo dopo quel video che poi uscirà questi giorni, però in realtà non è stato così, non ci siamo riusciti, però sì, lo facciamo dopo. Allora qua mi metto così con voi, a cannone, tutti giù in carena, eh? Oh mamma mia, la mettiamo dentro, andiamo a prendere, non è vero, stavo montando io backplate, stavo dicendo per MD, ma non serve perché usa questo, praticamente, il kit questo qua, queste non mi serve a nulla queste cose, le posso togliere, poi mi serve... Le due vitine qua, quattro vitine qua. Vai Afroman. Poi, beh, se ti piace che te voglio. Oh, ragazzi, andiamo a 100 su Twitch che ci dovete Stefano con sta parrucca. Che dobbiamo fare? Ha detto va a 100 su Twitch, Fabio va apri la parrucca. No, l'ho detto prima io, non puoi accodarti in questa maniera. Io dovrei aiutare, però non so dove mettere mai. Vuoi che ti preparo l'ali? Preparo l'ali, senti che... Adesso sono credibile. Sì, è credibile, sei diventato milanese tutto insieme. Allora, e la test bench? Lo so, la test bench è pure quella, niente, quella... No, allora, il Neofita Starter Pack comunque ormai ci siamo quasi a registrarlo, ma lo registreremo probabilmente ormai quando torniamo, perché abbiamo fatto altri video, però abbiamo registrato quelli che diceva prima Fabio, quindi usciranno dei video allora, questi giorni. Allora, sai che c'è, ragazzi, che purtroppo la scelta era o fare quello e poco altro, abbiamo puntato più sulla quantità, abbiamo fatto tutti i video brevi, c'è qualche tutorial, c'è qualche video simpatico, però abbiamo fatto video che ci costava poco registrare in termini di tempo, perché il tempo non ce l'avevamo.
se ci saremmo messi a fare qualcosa tipo la Death Bench, se ci fossimo messi, l'ho corretto io a fare qualcosa tipo la Death Bench, avremmo praticamente fatto secco tutto il pomeriggio e quindi poi un video solo per tutta l'estate. Questo lo mettiamo così o al contrario? Non lo so, sei tu il tecnico. Sto valutando. Fabio che sbaglia, Stefano ti ha contagiato. No, è perché mi sono tolto la parrucca, adesso arriva troppa aria. Ah, troppa aria al cervello. Io la metterei sempre così, che mi piace, con questi YouTube dietro, scarico aggressivo. Bene. Fabio che sbaglia. Ragazzi, questo è proprio il periodo. Non è che faccio parte dell'Accademia della Crusca. Ah, no? No, no. Ma perché si chiama così? Perché sei che se mangiano tutti alla Crusca. Non lo so. Però è la vendetta grammaticale, disse: oh, Ste, che corregge Fabio, dov'è il 999? È vero, Girella, non lo usa più Fabio ultimamente. Poco, lo uso poco, perché ultimamente roba grossa ce n'è poca, effettivamente. Allora, sto preparando il raffrescamento al liquido. Lo so. Senti, che ti serve? Quanti sata? Uno te lo fa abbassare, sì. Uno me ne serve. Uno. Spero che non mi servano Molex. No. In case. Ah sì, mi richiede Molex. No. Palle, pure lì. Che se da miliardo e mezzo è Molex. Ma rovinato tutto. Perché ti serve sto Molex? C'è la luce frontale del logo. Non vedi se si sono che ce l'ha. No, non ce l'ho da. Misto. Non ce l'ho. Ah, misto no, neanche misto tutta. Se no non ci abbiamo manco un adattatore. Il Nine lo usa in post produzione. Mi date il sub? Che vuol dire mi date il sub? Mi date il sub? Giuseppe Alta? No, faccio il bravo. No, assolutamente no. Non si richiede così. Andare insieme in vacanza? No, quest'anno no. Ci incrociamo per una giornata, però no. Siamo 84 su Twitch. Dai, che Stefano si mette la parrucca. Forza. 78, stiamo calando, quindi sono in vantaggio. Ragazzi, VD Black è quello con dissipatore o senza? Quello senza, anche perché comunque in caso gli avremmo smontato, perché comunque la scheda madre dispone già dei suoi raffrescatori e quindi lo avremmo tolto. Buonasera Simone Cologna, buonasera. A fase inutile, almeno fai il caffè. Ma c'è veramente necessità di usare un case del genere? No, questo va a finire in blacklist immediatamente. Non c'è necessità di utilizzare un case del genere, ci piace a noi, il cliente ce l'ha chiesto, poi non c'è una vera e propria necessità. No, diciamo che qui hai delle temperature di esercizio più basse. Parecchio più basse. Sì, perché qui oltre ad essere aperto hai anche delle ventole che quindi soffiano aria, non è che è solo passivo. Allora andiamo a fingeronare questo 3009. Scusa un momento, CPU immagino due. Sì, ce n'ho due. Scemo io che te l'ho chiesto. 3009X finger on a time, forza ragazzi, tutti in blacklist. Ma che processore montate? Questo è un 3000 Ryzen 3000, leggi 3009X. Che te danno dentro? Scusa, che è questo? È il fake start. Per fare gli impianti a liquido te ne danno uno, Seasonic è una serie, insomma. Fingeronare, forza col fingerone, forza con il finger. Stai, perché hai iniziato a vendere i cornetti? Perché ho cominciato a lavorare un bar di notte, si comincia così per stare a contatto con il pubblico. Ad oggi vi posso intrattenere. Vai, forza, fingerone a mazzetta. Giuseppe Alta che si adatta così come si può, il mette il mignolino, diciamo. Grandi, pure Cristiano, bravo, tutti i fingeroni. Vai, forza, si fingerona questo 39X, ragazzi. Questo è un processore 12 core, 24 thread, ti fa il caffè, ti spiccia a casa, ti taglia il prato, ti affetta le zucchine. Questo qui fa tutto, può fare tutto questo processore, ok? Ci ha messo tutto? Gente, pensate, tranne due gare. Management. Non è un problema mio il cable management. No, sarà tuo. Io se vuoi ti posso passare qualche cavetto dietro. Posso farlo. Eccolo qua. Ma che fingerone. Io so vecchio. Che è il fingerone? Io so vecchio. Mosca. Il fingerone è il ditone con cui fingeroniamo, ovvero spalmiamo la pasta termica sulle nostre CPU per creare una vellutata di Silver 5 su un letto di X570 qua. Ecco qua. Però sai che sto pensando, se mi faccio sì. Uscire da qua. No, è meglio da sotto, a me non si vede, questo qua mi copre. Sì, non mi fare pecionate, che poi dopo mi dà la colpa a me. No, qua devi iniziare a passarli per non fare castronerie. Perché essendo open frame. Ma scusa, non è meglio un bel i9? Al momento no, Giuseppe Alta, perché questo processore è 12 core 24 thread. Quindi roba che
l'I9 è 8-16, quindi no. Ovviamente. Salve lavoratori, come vai? Come va? Vi siete abituati a maneggiare Ryzen? Purtroppo sì, però sì, ci siamo abituati. Dai, perché purtroppo? Vabbè, purtroppo, perché dai, li fa sempre un po' la parte. Andiamo a montare il... Secondo me sta situazione non sarà manco tanto provvisoria, perché a me non mi sembra che Intel ci abbia in canna chissà che cosa, eh. È da vedere, è da vedere. Anche se a oggi, se dovete fare un PC solo e sottolineo solo per giocare, Intel è ancora superiore, anche se di poco. Diciamo, quel primato lo mantengono. Senti, ma qua qualcuno ti dà delle fascette? No. Non volevi montarlo dall'altro lato? Sì, Sonic me le dà. Dicevi, scusa? Sì, Sonic te le dà, sì. Ti costa un mutuo la pasta d'emia con quella superficie, è vero? Hanno comprato due estintori in più, spero sì. Mosca non ti permettere di cosa? Vabbè, lascio a... No, al Mosca lo conosciamo, Mosca è tutta... Sei presente la tua ragazza. Quando capiterà, non far mettere le mani a Fabio su queste cose costose. Hai ragione. Ma la manutenzione su questa build ha bisogno di qualche accorgimento in più? Beh, no, perché di fatto è come se la stessi montando dentro un case normale. L'unica cosa che cambia è che il case è più scenico, più appariscente. Guarda, io questo ti dico, avrei avuto un'idea, questo qui sarebbe stato bello anche micro ATX, secondo me. Micro ATX, questo te lo metti sulla scrivania, è bello, Sì, vero, quello è vero, quello è vero. Allora, cioè, allora, così anche lo fai, però diciamo, non tutti hanno una scrivania di una misura tale. Qui c'è un lavorone da fare sui 24 pin che ti lascio fare a te, comodamente a casa tua questo, perché mica ce n'è solo uno da mettere, Quindi mi stai a pioppare le rotture di palle? Divertite. No, quanti sono? Vai. Bastardo maledetto. Vai. Ma le nuove paste d'emia con il Master Gel non l'abbiamo ancora provata, però la proveremo. Sì, poi Valentina non è che si spreca a mandartene una. Non è che dice, sai, te la mando, che la provi, no. Che fai tanto quella sta al mare. Appunto. Quindi... stiamo a mettere i pettinini, questi però entrano meglio rispetto ad altri... Beh, questi perché sono proprio i suoi. Quindi comunque sia... molto, dai, meglio. Basta appoggiare e spingere, molto meglio devo dire. Non ti devi ammazzare col cacciavite, no, esatto. E allora fa qualcosa a Fabio. Stefano, questo PC è di un interista? Non credo. Cosa ne pensai di quel Master K500? Sai che K500 qual è? Sto tiltando, puoi leggere la mia domanda. Quindi, se la mia scheda madre dice di avere due porte M2 MK, posso montare un NVMe? Sì. Sì. La madre dice che tu ci parli? Sì, te lo dicevo come. Allora, i pettini sul cavislib, dove li trovi i cavislib? Di Cooler Master? Ce l'abbiamo sul nostro sito. Tutti i colori. All the colors. I pettini sul cavislib, bene. Stai, ci parli degli anni bui della EasyFix. Ragazzi, allora, questi sono anni bui. Pure questi sono anni bui. che vuol dire gli anni bui della EasyFix? Scusami, Questo è per processore. No. Che stai a fare? Impiccio? No, ecco, ho messo i pettinini al cavo che va la CPU. Te devo controllare. E ce ne frega poco, però se ci danno 800 capi, magari. No, mi sono sfalzati tutti di uno. Bravo. Con l'avvento delle nuove console, avere 8 core sarà e diventerà lo standard. Ancora questa console war. Sleeve RGB. Avete nel vostro sito? No. Hanno fatto pure i cavi slivati RGB. C'è più limite all'RGB. Fermate sta follia, questo scempio. Ma sono aggessable. Ma voi pensate veramente che Navi arriverà ad 4K 60 fps? No, secondo me no. Ni! Ecco Cristiano che ni! E ci arriva il ni, quello storico. Cristiano, che hai deciso? Ci vieni pure te in montagna o te lo vieni a prelevare? Cristiano non lo sa ancora. Mannaggia, Cristiano è proprio un ni. Credo ni e poi dopo lui si fa desiderare. Sì. Giusto. Mi piace. Eccoci, stiamo a fare un lavoro e sembriamo Maria Cazzetta con i commari. Allora metti questo. Sì, ma la prossima volta qui tocca chiedere un extra. Guarda qua che lavoretto. Cioè, per preparare un cavo. Loro ovviamente non stanno a vedere niente, stanno a vedere gente. No, stanno a vedere me, che io sto a mettere il 6 pin
Questi qua. Dai, questi li faccio io, sennò vanno a fitti. Bravo. Che? Fammi vedere. No, devo sta zitto. Che? Vai. No, 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 ma hai detto. Avrai. Fabio, apro qua. Allora, calcolando il prezzo di una buona X570 rispetto a una 0390, meglio 99K o 37X? No, allora, 37X e 99K, in realtà il 99K rimane superiore perché ha frequenze più alte, anche se hanno lo stesso numero di core. State pettinando i cavi, è vero, è vero. Che li metto qua, tutta una parte già t'ho fatta, divertite. Allora, tieni. Allora, intanto possiamo cominciare a fare questa giostra, perché è un po' scomodo purtroppo lavorare in questo modo con il case on the table. Perché è un po' ingombrante. È ingombrante, però ve lo inquadro bene, vi faccio vedere. Là qui alimentatore con ventola verso l'alto, forzatamente. E poi ne ha capito, ci stanno i cavi già sono lunghi. E in più c'hai le prolunghe slivate. Pensa quanta matassa di cavi devi nascondere, che non riuscirai a nascondere, perché è tecnicamente impossibile, che non c'è un punto dove farli passare per nasconderli. Quindi vediamo un po' che riusciamo a fare qua. C'è un allarme che suona imperterrito. Ma è tuo, no? No, non c'ho l'allarme. Ah, pellicola. Ah, perché non stai in scuola. Ecco qua. Ecco qua. Che poi non so però se il cavo conviene farlo passare qui sotto, qui dietro. Secondo me forse, vabbè. Intanto l'alimentatore messo a posto. Qui ci va. Oh, finalmente hanno spento l'allarme. Qua ci va la scheda madre. Questi qui te li stavo passando in questo modo, così e poi qua dietro. Che immagino sia così che tu volessi farli passare. Sì. La scheda madre questa si mette qua. Vabbè, questi qua niente, uno per volta io. Non è facile. L'HDR dove ce l'hai? Qua sotto. Non è facile per niente cercare di. E non ti aiutano manco col perno centrale qua. Ah, che questa scheda madre non ha. Aspetta un attimo, questa cosa. Ah no, ce l'ha. Ok. Ok. Se riuscissi ad abitare almeno una vite, starei a posto. Mazza, manca un congiuntivo a sbagliare. Sei lì che sbagli oggi, maschio. Vorrei sapere cosa ne pensano quelli di Cougar di questo case, capirai. Stanno a piangere. Che stanno a prendono via spunto, perché. Diciamo che con i modelli dei case Antec ultimamente ha svecchiato tanto, ne sono usciti certi belli. A parte questo che è particolare, però pure la linea nuova in genere è molto elegante, a un costo accessibile. Sì. Devo dire, i capelli ti rendono poco grammaticato e serio. Vero. Allora, che nostalgia. Fabrizio De Tommaso, che nostalgia. Oh, se vuoi dopo venire a prendere pure questo, eh. Questo è un altro, ma se vuoi te lo cediamo, eh. Secondo me per estetica fa cagare questo case, si vedrà sicuramente tutto il bordello dei cavi. Beh, sì, ma si vede nella parte posteriore. Però se li metti bene, alla fine sono anche belli. E i cavi non è che li puoi far sparire totalmente, che ne copo fa wireless, però. Sai qual è il problema? Se ti avessero fatto una parte per nascondere i cavi, lo avresti chiuso poi. Sì, certo. Quindi magari c'è un lato aperto e un lato chiuso. Fabio, ti ricordi per assemblati Comex? No. Fortunatamente no. Fortunatamente no, perché dal nome è già. È tutto un dire. Allora, questo qui. Lo andiamo a mettere a cussi. A cussi, guarda. Così. E così. Se riesco a inquadrare. Ma quanti sono sti cosi? Affitto dopo domani. Il nuovo PC cableless. Vai. Allora, questo. Salve a tutti, sono nuovo a poco prezzo. A poco prezzo! Grande, benvenuto! Se sei nuovo, iscriviti subito.
Case ridicolo, dice Maria Carpenito. No, non lo puoi dire, non lo puoi dire. Spedite dopo le ferie? Beh sì, durante no, ma dopo sì. Dal 26. Fabio sei tutto a sistemare. È davvero, guarda, oggi ma sono stato veramente trattato malissimo. Allora, avevo chiesto che arrivasse a 100 su Twitch, non mi avete proprio filato de striscio. Siamo 84. Siamo 84. Con tutto che vi ho dato la motivazione, ho detto famo mettere a Stefano la parrucca. E invece non mi fate scapire i capelli. Niente. Meglio. Questo, se ho fatto i capelli oggi, ma mette il busto e fai mettere la parrucca? No, non si può fare. Ho sbagliato un tempo di un verbo, sono stato deriso per i successivi. Ma se ci hai costruito la tua vita sul mio sbagliare i verbi, vuoi mettere che se tu sbagli, i media ti si mangiano? I va media. Bene? I media, i media. Loro sarebbero i media. Io sono il capo dei media. Il colore dei cavi in realtà è voluto, Simone Quarto, se non ti spiego pure perché. Perché se tu prendi un cavo slivato nero e rosso, siccome che questo qui è un rosso molto particolare, non ti si crea il contrasto, anzi dopo il tuo occhio nota che i colori sono simili ma non uguali, è un po' come quando riverni male la macchina, capito? Vorresti fare meglio, in realtà hai fatto la peggiorata. Invece mettendo un colore che si discosta completamente, tu crei un contrasto visivo che il tuo occhio poi invece percepisce appunto come un contrasto visivo che generalmente è poi gradevole. Sempre per farti esempio delle macchine, hai visto le macchine quelle gialle col tetto bianco che tu dici ammazza che schifo, poi dopo però la vedi e dici Perché tu ti rivernici la macchina da solo? Ma che vuol dire? No, mica me la rivernicio che è bomboletta. Serve pure il cacciavite più lungo per avvitare le viti qua, sennò dovresti smontare tutta la parte. Vedi Wargamer che ti vuole, Wargamer sta spingendo su Twitch perché ti vuole vedere. Giusto. Ho un flashback di Tony Stark che carmeggia con il gambaletto della fruta armatura. Pino, ma quando torni dai ferie, Pino? Sta in ferie da... Pinuzzo! Da metà agosto, sta in ferie. Ostè, perché la micro SD... Ostè vuol dire che sei del sud, fra? Perché la micro SD da 64 giga mi dà uno spazio di 15 mega appena formattata? Perché è rotta. Provala su un altro dispositivo e se ti fa la stessa cosa la puoi anche. Sì, al Freeboy l'ho detto più volte, Lamborghini era lì per risistemare gli interni. No, non è vero, di Mavida se l'è comprato, se l'è comprato. Fabio, guarda che capelli ti devi mettere, non è che sei nascosto dal case, ti puoi permettere di fare quello che vuoi dall'altra camera, ti si vede. Chi è il bastardo che ha detto questo? L'ha detto Lele, no, okay, Joe ha detto. Secondo me qual è la pasta termica migliore? Ultimamente ho comprato quella bianca della Cooler Master, ma sembra un po' troppo liquida, infatti non è una delle migliori. Le migliori sono quelle all'argento, quindi potresti utilizzare la Silver 5, che è quella che utilizziamo noi, con una buona viscosità, se non la MX4 che c'è molto simile, ma forse è un grado migliore. Se no c'è la Noctua, che è uscita pure quella nuova. Se no c'è la Cooler Master, quella lì, la Master Gel. Se no c'è la Thermal Grizzly. Se no c'è, una volta faceva pure Zalmana col pennello a boccetta, se metteste a mettere lo smalto, troppo liquida, però comunque c'era anche quella. Però sono queste, diciamo, le paste che vanno. Però andava quella col pennello, abbiamo vendute tante. Sì, è vero, all'epoca sì. Sì, all'epoca sì. Allora qui c'è da fare, perché qui poi c'è la cover, quindi io vorrei arrivare a mettere, che poi questo non solo c'ha tanti cavi slivati, ma c'ha pure tutta sta matassa dei cavi del raffreddamento a liquido. Grazie mille, sei di che? Sono già dentro, bene. Gawino, che ne dite di una B450 Tomahawk Max con un 3700X? Sì, lo puoi fare, sì, perché no? Io 37 ti consiglierei X570, a meno che la scheda madre già non ce l'hai. MX4, sì. Guarda Alfri che fa pubblicità a tuo fratello. Followare su Twitch Hype Nemesi. Stefano, secondo te basta un disco d'aria tipo il Freezer 34.2 per il 3700X? Sì, va bene, ma magari avrai temperature di 1-2 gradi più alte rispetto magari a un altro tipo di dissipatore, però sì, lo puoi fare, certo. Questi cavi io l'avrei fatti passare in realtà dietro a questo. Però dopo magari... Facciamo un tempo. No, dopo lo svito, no, dopo lo svito e ce li ripasso. Ma guarda, faccio prima ripassarteli, senza che lo sviti. Ma no, sviti poi prima. C'è più gusto, è un case modulabile. Un po' come deve modulare. Modulabile. Che vuoi qua? Levati.
Questo qua non ci passa, questo qua non ci passa, questo deve passare da un po' più sotto. Anzi no, lo posso far uscire da qua. C'ha pochi spazi comunque per far passare i cavi, visto che esse, proprio nella parte da dietro, dal back al front. Non, è atta, non, non ce n'è tantissimi. 24 pin l'hai già, certo, tutto vero. Cavo, eh. Hey Easy Man, sono Nick, vuoi entrare negli Avengers? Da dove vuoi uscirmelo? Da qua? Sì, per forza. Se va giù. Non c'è, ho detto, non c'è tanto spazio. Non vedo. Ma c'è più, ce n'è un altro? Di che cosa? Di slivata, proprio di slivata. No. Allora una, vabbè, una non si vedrà tanto. E dai. Oppure ce li vogliamo mandare diretti questi, che dici? Questo se no lo devo far passare da qua dietro io. Ci risparmiamo. Fammi vedere come viene. Effetto visivo in cam, non mi piace. Lo posso far passare da qua. Abbastanza lungo, così recuperi pure spazio. Io non te li sliverei i due. Cosa? I due CPU, perché ne dovremmo fare uno e poi comunque butti una roba lunga. Dato che non si vedono lassù, secondo me. Sì, infatti. Ce ne mandiamo diretti. Sì, è meglio. Dato meglio. Che si vedono, so, questi due, certo. E quello. Assolutamente d'accordo. No, sì, questi tre, ce n'è pure un altro. Assolutamente d'accordo. Allora, ma che è sto resto in KTM, esatto. Sì. 226 spettatori, avete battuto il vostro, non è vero. Non è vero. Ne abbiamo fatti molti di più, in realtà. Vabbè, è pure agosto, qualcuno sta pure al mare, oh. Sì. In posti dove non prende la connessione. Male. Molto bene. Oh, non ho messo le RAM oggi, come mai? Oh, se avete se fa biesizzare. Infatti io parlo bene, cioè io parlo bene, tu parli male, io non metto le RAM, com'è questa cosa? Se sta invertito il mondo, tu i capelli, io senza, che sta succedendo? Oh, Toto Maiox ci fa molto piacere, tanto speriamo in tutta Italia, quindi vai tranquillo. Parere sul Game Max Predator e Game Max Optical, non si... Sono due modelli che non conosciamo, quindi non ti posso dare un parere. Fanti dice: vi vedo in difficoltà con il cablaggio, ha qualcosa da dire? No, è che stiamo cercando di essere molto oculati da subito per evitare di fare papocchi dopo. Sì. Perché il problema è che qui, se sbagli anche solo a passare dei cavi, come questo da scheda grafica? Sì. No, questa è la comunità CPU. Ok, uno. Ci arrivano? Li posso spostare poi il pezzetto? No, devo spostare. Intanto questi qui a destra, uno vale l'altro. Quindi già magari l'8 pin non ci arriva. Oh, c'è una domanda per te, sei pronto? Ragazzi, aiuto, ho acquistato una GPU AMD RX 570 Armor MSI. E non ha uno schermo nero, senza leggere la domanda. Come? Sta buono. Due giorni fa è andata bene, fino adesso, e non so più che fare. Appena avvio un gioco, crasha con schermo grigio e sono costretto a riavviare. Quindi? Giovanni, il problema è molto semplice. Se la provi su un altro PC o formati e ti dà lo stesso difetto, la scheda viene rotta. Il che non ci sorprende, perché le RX 570 e 580, specialmente la 570, le posso dire che rotte ne abbiamo viste una marea. Sai che non... Non ci arrivi? Anche spostato? Io non lo puoi spostare perché i cavi, a meno che non metto l'alimentatore a testa in giù, ma sotto questo è chiuso. No, però è... c'è un sacco di... Ma di qua c'è SATA. Non ci arrivo. Non te l'hanno lunga dentro loro? Una. Che la stai usando, che è quella. No, loro stessi, no? Si Sonic. No, non credo. Allora, se era un problema di driver, faceva blue screen, quindi è rotta. Non è detto, però comunque è rotta. Posso avere due attiro giù? Assolutamente sì. Il potere dei capelli inverte. Devi cercare di farci arrivare almeno uno. Cioè, di quanto non ci arriva? Questo è il più vicino. No, questo è il più vicino. E questo.
sta un po' strecciato. Il cazzo dopo mi viene male per fare anche il ball management come si deve, no? Questo arriva, ci arriva. Così. E questo così riesco pure ad agganciare. Uno ce lo fa arrivare. Peccato però. E con questo kit Cooler Master non prevedono il doppio. E quest'altro? 8P. Se riesci quella... pure questo sarebbe meglio. Però questo è peggio. Questo sta un po' più... No, più che altro e poi si vedrà brutta sta cosa. No, però tu questi poi li unisci, dopo si vede, l'importante è che ci arrivano. Aspetta, andiamo a agganciare i cavi, questi qua. Sto sorreggendo. Tu dai dei momenti di silenzio. E sì, la scelta il cliente, fatto. Dopo questo ci penso io che sono armato. Ma non te prende sti meriti. No, te lo faccio io, non te preoccupare. E mo quando gli apre. Hai fatto la cavolata. Io avevo lo stesso problema con la mia 570. Attenzione, mi viene fuori il gruppo dei possessori delle 570 difettose. Ha reso la nuova RTX 2060S della Horus. Allora, la Horus è un marchio che non trattiamo, quindi non ti so dire. Ci ha detto Kernan che si è trovato molto bene dei Prophecy, però personalmente il mio giudizio personale non te lo posso dare perché non è un marchio che utilizziamo. Io ho provato a installare i driver diverse volte, cambiare cavo, formattare il PC completamente, cambiare diverse impostazioni. È rotta. Dovrei fare il reso dell'articolo, sì, assolutamente sì. Ecco qua, questi l'abbiamo. H100 di Platinum, stavo leggendo anche sul vostro gruppo che un ragazzo sta avendo problemi con IQ, l'evento di stop alla sola eccetera, è vero, guarda Eren Duo, il problema è che noi non lavoriamo con prodotti corsair direttamente in negozio, tranne quando ce li portano, quindi è quello che tu dici è possibile, però non lo possiamo constatare perché non li vendiamo direttamente. Quindi magari è così, ma non te lo posso confermare con certezza. Qua dicono stai falli passare dietro la mob i cavi, assolutamente no, perché se poi dopo dovete rimuovere un cavo siete rovinati. E questi li mettiamo qua. Mi sa che è meglio, sì. Allora, no, questi qua purtroppo, guarda raga, vi faccio vedere la cosa com'è. Guarda, questi cavi qua, che sono quelli dell'8 pin della CPU, abbastanza comodi. Il problema è che poi non riesci a fargli fare quelli, ma non ci sono tanti appigli per fascettarli, quindi di fatto... No, questi semplicemente li devi fascettare su se tra stesso. Tra di loro, vedi, li ho fatti piatti, più piatti possibile, però si vedrà questa cosa. Questa è una cosa che tu non puoi far sparire completamente, capito? Quindi verrà una linea, qualcosa dietro ci deve stare per forza. Tanto non lo metterai mai da questo lato, lo metterai dal lato quello frontale, quello che si vede, quindi quest'altro... Molto bene. Sì, faccio una cosa per tenerli visivamente uguali. Hard disk meccanico. Presumo che vada qua. Quindi pure questo si vedrà. La parte posteriore, vabbè, no, scusa, tu lo disk si può vedere. Lo mettere qua. Allora. Questo c'era dei viti sue. Te, tu avvitate. Che lo avvito io. Avvitate. Mi di il cacciavite. Aspetta, ti do anche le viti. C'ha viti sue, viti tutto sue. Particolare. Sono più lunghe. È giusto. Questo qui va qua. E... Ma solo due ne metti però. Ne sei sicuro? O va così. Ma sicuramente perché i cavi tu li attaccherai da sto lato. O va così. Eh sì. Però sono solo... Ah, questo... No, di qua no, di qua va troppo avanti. Sì, però giustamente tu dici... Che sono in giù, non li c'entra tutti e quattro i buchi. Eh no, se non è fatto per stare così. No, 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 è fatto per stare al contrario. Già lo vedo da come c'è il buchi, devi venire con le prese di qua. Questo qui è per un SSD. Questo qua no. Più piccolo. No, sì, questo qua laterale più largo. Ah, quello laterale. Questi sono sì. Due qua e due sopra. Giusto? Li vedi tutti e quattro? No, sposta un pochetto. Dove? Questa presa che ha preso, ok. Questo ovviamente viene messo, così. E per forza. Cioè, d'altronde. Chi è il pazzo che si è comprato questo PC da 4 SA? È un cliente nostro, cliente affezionato da anni. Ogni tanto viene, rifà tutto il PC.
e eccolo qua. Comunque, grazie alla vostra super recensione, mi sono comprato il case Cooler Master MB530P, un ottimo case. La Slot M2, avendo come differenza semplicemente MK o SK, può rendere alcuni dischi non compatibili. Devi controllare Joe sul l'HD in verticale, sì, ma in verticale ci può lavorare, basta che non lavora sotto sopra. Ma in realtà che poi dipende, insomma. Quando torniamo dalle vacanze, il 26 siamo qui, il 26 agosto torniamo. Poi, bella ragazzuoli, ciao Cardicchio. Poi, altra cosa, Stefano, com'è l'H500 di Cooler Master? È ottimo, tutti i modelli che hanno fatto, il P, l'M, il Mesh. Poi ce n'è una che non mi combacia. Come te combacia? Cos'è che devo controllare? Beh, sul manuale della scheda madre, se ti dice che la presa M2 dove tu vai a mettere lo slot, l'NVMe, se supporta NVMe, se li supporta tranquillamente ce lo puoi mettere. Io ho preso la RX 570, schermata blu, e reso dopo 48 ore, andare in 1060. Più guardo sta live e più mi sale il vomito con sto case. Ma perché? Questo qui è un case, ragazzi, non è un case. Questo lo ami o lo odi, è questo è un concept, è un case particolare che è fuori mercato sia come prezzo sia come comodità dell'assemblaggio. È una cosa fatta apposta, è come tu dici, perché mi devo comprare il Lamborghini? Perché è bello? Sì, ma è comodo? No, perché prendi una buca, strusci. Hai visto quanti per salire un dossetto così devono fare un po' a destra, un po' a sinistra, quella è la macchina secondo te? Ci vanno a fare la spesa? No. È una cosa che tu compri perché è fuori dagli schemi. È come farsi, capito, una cosa particolare. Questa è una di quelle. E poi questa è una di quelle. Molto particolare questa cosa. Ah, ma sotto è forato, vaffa frega, allora lo posso girare questo. È bucato sotto, ah che scemo, sono stato io scemo. Perché sai che dicevo, non mi combaciano i buchi, questi qua, per avvitare l'alimentatore. Quindi dicevo, com'è possibile? Sono a vedere, dicevo, devo girarlo per forza, ma sotto è chiuso, invece poi metto la mano, ho sentito che è bucato. Quindi niente, lo devo girare. Devo girarlo, però è un po' più scomodo, perché devo fare sta giostra. Molto particolare, molto strano come case, però anche affascinante, no? Eccolo. Ecco qua. Oh. Capito? Non ho capito perché mi hanno sospeso Twitch per 10 minuti e non ho scritto nulla. Non lo so, forse il bot è automatico, ha sbroccato. Ogni tanto gli prendono le smanie di protagonismo che dice: ah, facciamo secchi un po' di persone, eh? Bisogna dare l'esempio. E quindi può darsi. Oh. Poi giustamente loro dicono: no, ho letto prima Panzerotto, che ovviamente è in blacklist, quindi giustamente dice cagate. Ma non è vero. Dai, sto scherzando. Panzerotto è simpatico. Che giustamente dice, ma il PC monta un disco meccanico, è tutto all'avanguardia, è vero, però ti dico che a oggi se ti servono 4 tera di storage, come fai a usare un SSD? È il nuovo PC del Cucciardone? No! Il Cucciardone è strano che non c'è neanche, il Cucciardone secondo me qui sarebbe... San Valenza, il Cucciardone, sono sicuro. No, il Cucciardone fino a venerdì era sicuramente aperto, Ho dovuto fare una modifica e quindi ho impicciato tutto quanto. No, potevi non farla. No, dovevo girare l'alimentatore. Hai voluto girare l'alimentatore? Ho dovuto girare l'alimentatore, non potevo avvitarlo sennò. Ah, ok. E sotto io prima dicevo, ma sotto è chiuso, invece sotto è aperto. Certo, è aperto sotto. Però aspetta, affascetta tutto. Cioè, va bene. Li sto unendo. Sì, perché li devo ristaccare e attaccare se voglio sbrogliare un po' la matassa qua. Sennò non li sbrogli qua. Dico questo che esce qua. Vedo? Ci sono accartocciati su loro stessi. Attenzione, questo assemblaggio, ragazzi, è più completo del previsto. Di solito per le 5 stiamo a un livello. No, dipende quanto chiacchieriamo all'inizio. Quasi no, è vero, però non abbiamo chiacchierato tanto oggi. Allora, questo è normale che gli devi dedicare più attenzione. Ma in realtà, poi, secondo me, non stai neanche messo male perché abbiamo attaccato praticamente tutto. La cosa che
ti dico, richiede purtroppo tempo, è il passaggio dei cavi, perché di per sé la scheda madre avvitata, la scheda video bassa e l'anfila, l'alimentatore è l'80% a posto. Ah, guarda quanto gli posso da capo qua così, in questa modo. Nel PC dei sogni preferire un bel Cooler Master Cosmos. Allora Matteo, se sei per i case convenzionali, quindi non vuoi una cosa troppo particolare, sicuramente il Cosmos oggi è il miglior case che puoi comprare, secondo me, se non hai limiti di budget, ovviamente. Certo, costa anche quello, insomma, un bel po'. Perché è stato sospeso? Ma guarda, Panzerotto, è stato il bot che ha fatto da su... Ah no, ha sospeso per 600... No, Wargamer, no? Perché ogni tanto... Forse qualche parolaccetta di troppo. Vabbè, Pino è padre di famiglia, quindi Pino è severo. E poi è da solo, quindi è un po' frustrato. Sì, no, è vero, dai, è giusto così. Può capitare. State tranquilli. Vabbè, in tutto questo, Orpolli, Narcucciardone e Umberto, dove stanno? Stanno tutti in ferie. Hanno in vacanza. Stanno lasciando solo a noi al palo qua a lavorare, a montare il PC qua dei sogni. Futuristico. Però è bello, questo ti dico, Micro ATX sarebbe il mio, cioè il case che mi comprerei se avessi soldi, perché tanto questo qua costa 399 ATX e il micro costerebbe 299, non è che tu regalerei. Certo, vabbè, sempre un case fuori overpriced, cioè fuori budget. Certo, vabbè, ma qui tu paghi il design, è come quando vedi, che ne so, dentro casa vedi, che ne so, la plafoniera, il mobile particolare, cioè ammazza, costa 90 euro, cioè certo. Costa più del doppio di una buona de marca. Sì, però lì purtroppo il design si paga. Ho riacquistato centimetri utili. Hai acquistato centimetri in che senso? Sul cavo. Ah, ok. Chi compra sto case è come quei matochisti che tirano le martellate. Ma non è vero. Secondo me qualcuno di voi sta un pochettino rosicando, invece posso essere cattivo. Allora non dite bot. Guarda, il bot in realtà lo fa pure in automatico. Se tu scrivi una cosa che è il bot, prova a scrivere in caps lock su una chat su Twitch e ti elimina in automatico le cose in caps lock. E poi a volte c'è anche il moderatore che ci mette mano, perché il bot non è che può andare a trovare tutte le... Vabbè, ma raga, non ne fa un caso, sti cavoli, nel senso, cioè, aspetti 600 secondi, qualche minuto, tanto stai su YouTube, poi ritorni. Insomma, lì bisogna pure un attimino... Il moderatore a volte può esagerare, come a volte lascia correre, però non... Quello è un po' come gli arbitri di calcio, ognuno ottiene la sua cosa, e ringraziare invece che, cioè, ci stanno facendo gente che lo fa gratis, che non è che lo possiamo dire, noi non è che li paghiamo. No, anche quindi se ci chiedessero dei soldi non li diamo, quindi... Se ci chiedessero dei soldi non glieli diamo. Ma se ci chiedessero? Se ci chiedessero dei soldi non glieli diamo. Non gli daremmo. Ah, ecco, vedi però che... Ma che non me va. C'hai l'autocorrettore, però. Che non me va. Regà, 79, dai, altri 21 su Twitch, porca miseria, e metto la parrucca a Stefano. Non c'ha reset questo case, vero? Secondo te un case così avveniristico può avere il reset? No, non c'ha. Tutto può essere. Allora, l'evento del radiatore si possono posizionare anche sopra? Allora, tecnicamente sì, anche se dovresti trovare poi delle viti più lunghe, perché a me sembra bello spesso il metallo. Poi non avrebbe senso metterle esterne, che sarebbe proprio una tamarrata senza senso, forse. Sì, è vero. No, vai fuori, non le vedi, eh? C'è il metallo sopra. C'è la cover superiore che quindi non ti fa vedere. Vabbè, vi saluto, tolgo pure il follow. Vabbè, raga, così però dai. Mi fate cascare le braccia per terra, però, eh? Se devi levare il follow per una... Posso proprio dire tanto... Vabbè, levare follow. No, posso dire, di levare follow per una stronzata del genere. C'è gente che a gratis sta a lavorare e cerca di moderare. È iscritto bimbi minchia del cazzo, quello ti elimina il commento, ti dà un ammonimento e sono 600 secondi, stacce. Un po' fare cazzino che me le tolgo il follow. Poi se me lo vieni contro, che a me contro. Allora queste sono le cose a me mi fanno nervosi. Non c'ha senso. Ma rabbio perché sì, perché non c'ha senso. Queste cose non c'hanno senso. Cioè, ti puoi stranire, ma non puoi venire a dire tolgo il follow. Se ti piace il canale, ti piace contro quello che facciamo, dici vabbè, ci può rimanere un po' male, va bene. Però dai su.
esageriamo, no? Ora vanno in vacanza. Comunque, vabbè, torniamo a noi, che questo assemblaggio qui sto prendendo il cavo SATA, che quello lì che c'avevo non mi piace. Eccolo. Mi serve dritto per dritto. Mamma mia, altri buu. Regà, conoscete Antolo come marca di case? La conosciamo. Antolo? Antolo con l'H davanti, l'Antolo. Antolo è tipo un codegen più economico. Mamma mia, che sozzeria. Lo so, sì, è partito il dissing. Regà, Stefano, ci sono alcuni tasti che con lui non li devi toccare. Se li tocchi nel giorno sbagliato... No, vabbè, dai, è normale. Stai buono, basta. È normale. Sai che non mi prende il cavetto Pro SATA, non riesco a farlo entrare, perché si allenta leggermente le viti. Non allento niente, fammi. No, non ci va perché la plastica del SATA. Lo ben vedo. A grande Vincenzo Cervone. Allora. Dai, incaccio, io te lo faccio da Ma parte. Sì, assolutamente, ragazzi. Dov'è? Eccolo, tieni. Ma assolutamente, assolutamente, io è lì per lì, giusto, è una cosa di getto. Poi non è che ci andiamo a rovinare la nostra bella live, insomma, per queste sciocchezze. Mi auguro che era una battuta la sua e tutto a posto, insomma. Poi torniamo a noi, che questo assemblaggio, allora, ci siamo, perché in realtà è tutta una matassa che dobbiamo deciderci a fissare, e devo fare il discorso per la dressable, e quindi eccolo qua, cavettino. Hanno fatto un tridente che non è più un tridente, è diventato un 5 dente. Sono 5 cavi, no? Sì, sono 5, uno mi avanza pure. Che uno va sulla scheda madre. E che... No, in realtà... Questo qua... Al control... Io speravo sempre di riuscire a bypassare questo controller, ma non ci sono mai riuscito. Dov'è il C più fun? Qua sopra. Allora, questo è a posto. Dove lo vuoi? Questo qua, qua. Aspetta. Sì. È finito? Sei allergico ai capelli? Può essere. Annaggia. Stefano, i cavi del radiatore li posso mettere anche verso destra o no? Sì, li potresti mettere anche verso destra, perché no? Assolutamente. Però di qua mi piacciono di più, fanno questo effetto un po' più... E ride qualcosa, che poi torte dai mazzate al microfono? Ne vai? Lo so, mi dispiace, raga, che devo fare? C'è influenza da capelli, vedi, ecco, è quello. In realtà lui ne ha fatto a meno proprio perché gli dà uno fastidio. Tollerante ai capelli. Vedi? Ma poi tu abbagli, non è che starnutisci. Mannaggia, gli starnuti sono completi nel prezzo. Sì, ce li mettiamo. Allora, dare l'antibiotico. Comunque, vabbè, sta sempre male. Oh, perché dai, porco Giuda. Oggi mi stava a far nervosi veramente. Mamma mia, sta sempre male sto ragazzo. Per me è allergico al pelo. È qualcosa allergico. Al pelo uguale. Al pelo. Questa live è troppo nervosa. L'ultima. Ma sì, cavoli, andiamo in ferie. Andiamoci con. Vattene. Vai, prendi delle ferie. Stai male. Non stare qui a contaminare di germi questo 3009X qua. Ah, può essere che è quello che mi fa venire. Può darsi che magari è allergico a MD, eh? Annaggia la miseria. Stavano, mi consiglio quello del Master MB520 o MB530? Più 530 in realtà. Il che se vivo è più bello, dai. Allora, oh, ma un altro stanuto, ve tolgo il follow, eh. Capirai, mo. Allora, 87 su Twitch, ragazzi, altri 13 che mi aprono la doppia scheda e abbiamo fatto Stefano in parrucco. Si può fare, mi servono 13 volontari che si immolano per la causa, aprono un'altra scheda, vanno su twitch.tv/easyfixroma, così sfondiamo il 100. A fine sentite male? Che vuoi, antibiotico? Attenzione, Armando ha scritto: Stefano, io stavo pensando di passare a Intel. Sì, ma quando ci credo, Armando? A parte non ci vediamo, uno, poi due, sei stato AMD fanboy pure quando non era al caso, che era palese che non andava fatto, e l'hai fatto. Adesso che AMD è finalmente superiore, tu vai passa a Intel. Allora tu stai, cioè, con la resistenza. Allora tu stai all'opposizione. Esatto. Sei uno di quelli che gli piace sta sotto. La doppia scheda l'ho aperta alle 14:03. Lo so, Benny, lo so.
Anche questo qui PC lo facciamo oggi per consegnarlo domani in extremis, domani mattina prima della chiusura. Questo è proprio last so, second. Per noi ci arriva adesso. Ma sai quant'è che c'avamo qua questo? Due giorni. 2070 Super Founder o la RTX 2060 Super Aorus? Beh, tra i due ti direi la 2070 Founder perché è più alta. Comunque sto tornando a sto... Comunque tornando a sto case del cappero, se tolgo tutti i panni laterali al mio ottengo la stessa cosa. Sì. Prestazionalmente sì, forse sì. Diciamo di sì. La questa qui... Però ma possibile che tu in tutto questo qui c'hai un solo SATA? Se l'unico SATA che ti serve è questo o ce ne sono altri? No, mi serve pure per questo. Questo qui lo dovremmo mettere tipo qua. Che manco se calamita, perché questo non è manco metallo. Non te l'hanno niente l'adesivo? No. E allora questo poi ci pensiamo noi dopo. Cioè troviamo un punto poco visibile. Poco ortodosso, come dice. Perché si dice poco ortodosso secondo te? Non lo so, perché poi ortodosso è una cosa comunque sia che loro si sono staccati dal resto, hanno dovuto fare sì, i ribelli, no? Tutto, quindi perché? Ortodosso è inteso, ortodosso è una cosa pulita, clean, e l'ortodosso è perché in inglese quando dicono dall'ortodosso, perché? Pure lì si usa ortodosso, pure le tue lingue della grammatica inglese. No, di, sì, sì, dall'ortodosso, beef. No, dal latino loro dall'ortodosso, perché c'è un altro linguaggio. L'ortodosso è una lingua, non te lo so dire perché sono ignorante, è una lingua antica tipo, capito? Ah. È come il latino. Non direi che è come il latino, però. Ortodosso vuol dire con orto, con il dosso. Vabbè, dai su. Noi siamo trash, ma voi ci fregate, eh. Cioè, no. È l'unico canale che c'ha i follower più che, trash del canale trash, stesso. Esatto. E ce ne vuole, Allora. Allora, mamma mia, qui c'è un matassino di come cavo. Sono gli altri? Al Freeboost sono dei... No, cioè no. Comunque non sei riuscito a farmi mettere la parrucca. Ti viene a Rewards, quanto ti viene a costare? Allora, indicativamente credo che risparmi, a occhio ti parlo, è una ventina d'euro, a occhio, però all'incirca sarà così. È vero, stiamo a 100. 107, che sfondata. Avevo detto che dovevamo mantenerla per un'ora questa situazione, però sono le 17, ripieghiamo qualche minuto, cerchiamo di avere un 100 stabile, cerchiamo di arrivare a 120 di modo che magari riusciamo, e ovviamente poi clipperete questo momento, ma questo non serve neanche che ve lo dico. Siamo riusciti a 97, vedi, non mi è stabile questa situazione. Ma questa cosa io la devo usare per forza o la riesco a bypassare? Questo lo devi usare per forza, ti puoi fare di qualsiasi colore. Per forza? Sì. Sei sicuro? Ho un tridente e una presa on board. C'è un tridente addressable RGB, tu quello lì se non lo usi che succede? Che gli effetti gli do col software. Perché diciamo sempre di no però? Perché alcune schede mari non hanno quel controllo. Proviamo. Io niente, me ne risparmio poco dei cavi. Sì, è vero. Vogliamo provare? Proviamo. Proviamo. Allora io qui ho... Alessandro c'è nella... L'ortodossia è l'accettazione piena e coerente dei principi di una dottrina. È usato nei contesti religiosi, viene contrapposto all'eresia o appunto all'eterodossia. Può significare l'insieme completo dei principali di un'ideologia, una corrente di pensiero, una dottrina filosofica, religiosa o corrente artistica. Bravo, mi piace. Quando spieghi mi piace. Allora... 24 pin della scheda non è piegato? Che vuol dire piegato? Che mi sono perso? No! No, ti sembra, è un effetto. No. È un effetto dato dal fatto che è piegato in avanti, ma non è piegata la presa. Questi in realtà io li vorrei far passare qua, per coprirli dopo. Quindi vediamo se riesco a farceli passare. Stefano, è ortodossia informatica. Ah, ok. Armando, ok, vado ad accendere i PC in laboratorio, ecco, siamo rovinati. Allora, sì, però... I pettinini bisogna metterli... Ma tutti li hai usati, i pettinini? Ce n'ho qualcuno da 6 e basta. Ne ho messi 4 per... Vabbè, capo. da vedere se dopo ne aggiungiamo qualcun altro in fase di
di rifinitura qua sotto. Perché questi qui, vabbè, poi tocca farli scorrere per metterli alla vabbè, stessa altezza. Vabbè, ma quello lo facciamo dopo, non mi piace, possiamo mettere a farlo in live. No, no, vabbè, no, dagli una forma, diciamo, più o meno giusta. Revos, se ti accontenti, sì. Tanto ho visto che c'è gente in live, veramente qua. Le cose. Che live hai visto? Lascia aperte. Tira il sasso e nasconda la mano. Non si può dire. Senti, ma io se più un po' le fascette e comincio a dare una raggruppata. Sì, ma poi vuoi accenderlo. Lo vuoi accendere? E certo, devo capire. Perché se accende pure? Devo capire. Devo capire se così facendo. Misi cosa? Te l'ho detto, esatto. Devi vedere se le ventole si accendono. Esatto. Sei pronto? Vado io. Accendi! Mo decolla. Niente, vento si è spento. Perché? Perché questa cosa? Tecnicamente non ha senso. Sono pentole che ti vendono anche a parte, sono addressable RGB. Se io le collego con il tridente, le collego qui, perché gli serve il controller? Non dovrebbe essere così. Stefano, c'è un modo per poter spegnere le... Sì, c'è un modo, basta così. Ma poi a video c'è andato? Ma che cos'è che sta scrollinando? La scheda grafica? No. Le ventole sopra, perché non c'hanno il controllo. No, è la scheda grafica che sta scrollinando. Non lo so se abito c'è. Ecco. Adesso ce n'è adesso. Cos'è questo rumore di ridondanza? È la ventola sopra che vibra o tocca qualcosa. Perché tu? Mio. Si è fermata! Però le ventole si accende. Però qui c'è un'altra presa. Tanto io cerco di. Aspetta che fascetta che sto a fare le prove. No, lo so. Ecco! Oh, ci sono riuscito! Comunque dicevo Iron Dani, per spengere le RAM ti basta utilizzare un software che è quello della scheda madre, quindi Aura Sync, Mystic Light, eccetera, e spengi, ti si spengono se sono RAM compatibili con quel sistema. Allora, quella è avanza dal cinquedente, non è tridente, è cinquedente, come si chiama? Quinquidente? Se tre si chiama tridente, il cinque come si chiama? Cinquidente? Quinquennale, o quinquidente? Quinquidente. Ho inventato un termine, il mio cervello funziona troppo bene. Ah, penta! Dente. Penta, giusto, penta. Infatti guarda, penta, zio bestia. Esa. Grande Ettore. Esa è 6, etta è 7. C'ha ragione. Ma infatti basta pensare al Brasile, è penta campione, quindi è 5 volte campione. Campione. E 4? 4 e 4. 4 e 4. Ah, è pentadente. Non si può sentire pentadente, meglio era quinquidente però, eh. Sei un quinquidente. È delinquente. Quindi quello avevamo risolto. Ma risolto. È ente. Perché è tridente? Oh, mo. Perché c'è... no? Perché si dice anche delinquente. Non è che tutte le volte c'è ente vuol dire la stessa cosa. La lingua cosa. Italiana, chi cavolo l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Quadridente. Beh sì, quadrilatero, quadridente. 4 è tetra, quindi teta è 8. Sì, è vero. Tetrapack. Ecco perché ti chiama tetrapack. Perché c'ha 4 lati, mo ho capito. Quante cose mi sto spiegando, mi andiamo in vacanza. Mo vado a fare la spesa, ma vuoi dire il tavernello? Perché io comprerò quello, perché c'ho una lira. Vuoi dire il tavernello? Mo, scritto tetrapack. Tetrapack sono 4. Quando sta arrivata, ragazzi, da questo è tetra. Sai che vuol dire tetrapack? La puoi snocciolare. Sì, sì, faccio tetra perché tetra vuol dire 4. Ignorante. Poi ignorante subito. Certo, ignorante. Ignorante, però carico. Lo so, grande Marant, mi ha dato sta dritta. Ma quindi si può evitare il controller? Oh, ci credi che ci sono riuscito? Perché adesso le ventole stanno facendo un giro, così. Però una volta che io accendo arrivo su Windows, posso andare a installare direttamente Mystic Light di MSI e dargli l'effetto Rainbow. Rainbow, senti che slang. Rainbow. 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 Sono Rainbow.
Abbiamo dato una menata, dai. Sì, no, perché per altro in questo case è già difficile far scettare qua dietro. Ragazzi, ricordate i case. Scusa, power. Questo non mi sì. piace come la... Posso staccare un attimo? Sì. Si considera che qui, che qui ci va, qui ci deve passare il perno con la placca che copre, eh? Sì, sì, lo so, però sto cercando di questo qui, se io lo faccio passare qua, vedi? Qua è tutto un lavoretto di fino, eh. Questo lo fai passare sotto, recupero. Poi non so se metterci in realtà il bugia holder o no, sai? Io ti direi di sì. Tu dici sta, oh, colpo, sono ritardo per il caffè. Sì, per la prima ondata di caffè sì, per la seconda no. Non so. Cioè, che per continuare dovrei cercare di capire come gli va l'altro coso. Quale altro coso? La placchetta che c'è. Ce la dobbiamo mettere. Questo. E questo gli alimenta l'unica presa Molex, perché per caso non ci abbiamo adattatore sala Molex, sennò era fatto. Ok. Ma qua un pochettino non si fa niente qua. Beh sì, perché bisogna cercare di mandare tutto qua. No, tempo. Qua lo puoi mettere, però si vede. Lo quindi... so, quello è il problema. Dove la parte non si vede è qua sotto. E la parte che non si vede è praticamente è grande colpettino. Scusate, Grazie, grazie. Chi è che si è iscritto al canale? Mi sono perso un pezzo qua. Qualcuno si è iscritto. Aspetta che sto cambiando cam. Oh, eccoci qua. Mettilo, quei 5 kg di bugia chiedono supporto, è vero. Dai, vado un negozio a chiedere se la pasta termica che hanno si può spalmare. Che dite? No, te guardano male. Perché non avete usato i cavi sleeve per la CPU? Perché in realtà ce ne davano uno solo e perché si creava una matata. Perché noi abbiamo preso il kit Cooler Master, quello che ci danno tutti i cavi, ma ci avanza un 6 pin e un 8 pin CPU, ma ce ne serve un altro di 8 pin CPU. Che stai facendo? Qui sotto, cercando qui sotto, di capire. Qui sotto, no, bucato. Si vede. Tu, ma quanto è spessa sta cosa? Sta la placchetta, ma quella copre leggermente, allora qui va a stringere, qui va a filo. Questa così va. Così va. Così va. Qua ci va. No. Però devi fare un lavoro di agganciarti qua, cioè tu questi qua devi andare sì, qua. Alla fine sì, lo faccio, stavo cercando di capire insomma, se mi c'entra pure questo. Capito? Questo per dire, questo qua sopra io compro. Vabbè, quello si sposta. No, vabbè, ci arrivi però. Ecco, queste qua sono due. Il sotto deve entrare di più. Questo se non andrà bene dentro, questo pure. Sì, dopo sì. Il sotto deve entrare di più. Lo so, quindi questi li devo lasciarli fuori così come. Mettili qua dietro, scusa, eh. Da, fascetta li infilati qua dietro, che c'hai un ritorno ottimo. Allora, ma le rame che si illuminano anche senza alimentazione e magia oscura? Ma sono spente. Sono spente. Che gli occhi tu vado a magia. YouTube lagga, Twitch no, è impossibile. Ma le RAM alla fine vanno a 4000 per intero. Non lo sappiamo ancora perché non abbiamo visto il video. Dovrebbero andare a 3733. Mo' adesso vediamo. Un'ultima domanda. Per quanto riguarda la scheda video che montate, Nvidia GeForce. No. Vediamo un po' le fascette, please. Non è la scheda video che montiamo questa. Questa è una 2080 Ti. Quella lì è la Ventus OC, sì. Poi c'è scritto sul nostro sito, c'è scritto che modello è. Me ne va un po' di roba da mezzo qua. Arrivo, I Molex dove sta? Grazie colpo intanto per il caffettino, ce lo prendiamo dopo perché io già sto schizzando di mio. Qua stiamo a 2000. Poi il qui dietro in realtà non ci va nient'altro. La placchetta sopra che ci va è questa e questa copre fino a qua. Ok? Tu questo lo puoi usare qua sotto se vuoi. È vero, Ferao sta regalando 5 abbonamenti, è per questo che bravo, bravo, grande, l'hanno beccati Ron, Easy Benny, Cortex, Drake e AMD Novello, grazie Cortex, Ferao. Ma sai che è il secondo che grazie sempre. Ferao, ne ha regalati 10 nel canale, grazie mille, ma infatti Ferao l'ho fatto pippone, lo sapevo, grazie, grazie, buone vacanze a tutti, bravo, bravo, bravo Ferao, hai fatto questo regalo a tutti i nostri follower, 5 fortunati, hanno beccato e possono spammare Fingerone, Fabio Afro. Dai, grandi, grandi, si continua a sentire una gnocca inglese in sottofondo. Quella è la... poi gnocca, che cazzo, che ne sai, Momo, sei gnocca. Poi 1098R mi piace, vuol dire che tu c'hai una bella moto. Bravo. Solita fortuna, io no, lo so. Grazie per l'abbonamento che avete regalato. Grazie Ferao, grazie mille. E dicevo, la gnocca che senti in sottofondo, Momo, che non è una gnocca in realtà, è un computer che parla.
Grazie Blackis che ti sei abbonato per il quarto mese, intanto grazie mille, grazie mille. Dicevo, è quella di Twitch che quando magari ti dice bravo, sta regalando 5 abbonamenti, e quindi regala 5 abbonamenti, te lo dice con la voce così perché è tipo un po' robotica, capito? Ma sì, che avete risparmiato. Purtroppo non sono abbonato ad Amazon. Ma il Molex. Sì, ci hai messo il cavo Molex? Mi pareva di sì. Mi pareva di sì. Non ce ne hai messi due SATA? Perché mi sa che ce ne hai due SATA che non ci servono. No. Ne hai messo uno solo SATA? C'ho quattro prese. Uno, due, tre, quattro. Basta? Mi manca il Molex. Non mi serve un adattatore, sono troppi, eh. No, serve l'adattatore SATA Molex. Che non ce l'abbiamo. Guarda, forse ce l'ho qua. Se ti dice bene, se ti dice fortuna, te lo trovo qua. No. Se ti dice bene, te lo trovo di qua. No. Vabbè, lo cerchiamo dopo. Tanto è solo il loghetto questo frontale, eh. Sì. Beh, solo, ma hai detto niente. No, nel senso lo cerchiamo dopo, da qualche parte ce l'abbiamo, però tanto siamo sicuri che ce lo dobbiamo evitare quel cavo, perché non se lo mette un cavo Molex intero. Fabio, sei in crisi con i cavi, ma in realtà no, una volta che cominci a trovare la quadra del cerchio, vai bene, vai bene. Intendo sempre... Perché si dice la quadra del cerchio? Beh, perché come si dice, chi nasce tondo un po' morì quadrato. Beh sì, però lì il senso si capisce. Sì, la quadra del cerchio perché è una cosa di geometria, perché tu sostanzialmente trovi la quadra del cerchio, perché la quadra è una cosa che tu praticamente è un calcolo matematico che ti fa trovare l'esatto centro, l'esatta misura che ti serve di sapere, per quello si chiama quadra. È come dici, metti in quadro la cosa, eh? Mettiamo in quadro. Ma se lascia fare che tu non sai queste cose, non sei studiato, ma che ne sai te? Allora, in questa live ci sono più cavi che capelli. Next step, parrucca di cavi slipid. Comunque mi devo mettere la parrucca afro, perché abbiamo sforato i 100 e siamo ancora a 111. Ma che ci sta qua dentro? Quello è per darti supporto. Aspetta ragazzi, arrivo subito. Ma mi vado a mettere la parrucca e arrivo. Tu intanto fai vedere quello che stai facendo. Faccio vedere, sto facendo un cable management. Oddio, assurdo direi. Allora, questa parte qui, mamma, ho messo più fascette qua dentro per cercare di fare un lavoro preciso, non è facile. Questo praticamente mi si deve chiudere in questa con questa. Ma gesso, no? Che fate? Sei guardato prima? Non vale, eh? E manca un perno qua. Possibile. Ma non mi hai messo tutti i perni qui, com'è? È questo che li mette. Ma ne mancano due. Dove vanno questi, mo? Sicuramente tre ne mancano. No, ne mancano. Aspetta, due. Quindi qua. Aspetta, fa un spoon. Qua arrivo, eh. Pronto, si fixa? Arrivo, eh? C'è una mazza, c'ho occhiali, c'ho le cose. Questo perno ci deve andare qua dentro. Ce l'hai in fondo della spedizione? Ah, perché lui ha fascettato, non mi entrerà mai, ha usato una fascetta nel punto sbagliato. No, questa fascetta qua non ci può andare. Mi dispiace, vabbè, questa è bocciata. Dopo se lo rifascetta, io se no non posso abitare. Ecco. Allora, eccoci, eccoci qua, eh. Parte il Michael Jackson qua. Molto bene, molto bene. Allora, Fabio, mi puoi dire tutto ciò che vuoi, ma io non posso vedere HD meccanico in verticale. Però in verticale in realtà non gli fa problemi, perché tu in realtà non basta che lo metti sotto sopra. Se nasci torto, non puoi morire dritto. Se nasci dritto non è detto che muori dritto, ma se nasci torto non puoi morire dritto, e non lo dico, lo dice la Palissia, un greco della Grecia. Mamma mia, dai che stasera carico la macchina e domani si parte, bella. Stefano, la geometria, a posto. The Afro Twins, two is meglio che one. Che ne sai, notebook, CPU, desktop? Non mi piacciono. Allora, Francesco Renga, Angel
Solo Angelo so, quindi non te posso di altro. Sembri uno dei Flaminio Mafia. Ti ricordi quando hanno fatto il video tipo ragazze acidelle che c'erano sti capelli? Sì, me lo ricordo pure io. La palissiana, molto la palissiana questa cosa. Costruire un quadrato sopra un cerchio. Ste capello lungo, sì, mi sono cresciuto tutto insieme. Ci sta un bel impianto di Castro in questo case? Sì, è vero, ci starebbe bene, è molto bello. A ste, sembri Bob Marley. I wanna jam the truth, jam it, wanna jam it. Giopponore, no, subito sotto i 100. Yes, che lavoro facevate prima? Lavoravamo al circo. Lavoravamo al circo Togni. A stai sembri. Dai, Gesù. Aldo, Giovanni e Giacomo alla carriera d'arte. Senti, beh, ma riusciamo a accenderlo? Poi magari che buon maggio mentre lo allora, no, in realtà ho dovuto soltanto sfaccettare tutto. No, questa cosa qua. Dov'è? Questa cosa qua, okay. Perché qui tu hai messo una fascetta qua, ma non ce la potevi. Ok, no, io volevo capire se adesso mi si chiudeva. Questo affare qui che va così, c'ha solo questo problema di questo sotto. Che questo qui dovresti fare il serpentone, bravo, così in questo modo, non tutto dentro, eh. Ma mi posso raccomando. Anche lasciare all'esterno così. Mi raccomando. Questo fai così e poi lo fascettiamo. Ah, qua. Ma ci abbiamo. Mi serve una fascetta. Mi sa che, no, dopo dobbiamo avvitarci un altro supporto poi per il vetro successivo. Ok, poi la palisse era francese, non greco. La palisse, eh? È diventato Maradona. Mannaggia la miseria. La scheda video del PC a 669 è quella, quindi la Ventus XC4GOC? No. Ma poi la, c'è la, scritto in descrizione. La, ma la descrizione, questa è una Gaming X Trio 2080 Ti. Il costo di questa scheda circa 1300 euro. Non è quella. Prova un po'. Oh, bene. Questa cosa poi qui, questa qui l'abbiamo sistemata. Vabbè, sì, dopo sì. Mo fammi vedere intanto. No, vabbè, ma così già stiamo nascondendo. Bene. Oh, quello lo devi piegare e far svanire nel nulla. Non è che stai al contrario? No, va così. Va così. E qui c'è un problema di bombatura legata alla fascettazione. Principalmente dobbiamo recuperare un centimetro e mezzo. Sì, si può fare. Se vuoi ti metto intanto le... Se tu intanto ne metti uno, secondo me andiamo a schiacciare. Secondo me qui risolve il problema. Eccolo, stai, non sei credibile. Come no? Dove montare il PC da me, Gio? Questa parrucca, ti dico, vieni. Oh, bello amico, te faccio io PC, vieni dentro, dai. Te l'ho pure il cocco in omaggio. Giusto? Saluti ai due malati di hardware. Grande, Sergio, grande. E poi strano, ti sai che non c'è niente in realtà che mi fa. Come no? Ci deve essere forza qualcosa. E questo sotto pure che dà fastidio, può dar fastidio. Vabbè, sicuramente. Se tu, però io se questo qui lo schiaccio. No, è intruppa qua. Intruppa qua sotto, questi togliano questi. Questi purtroppo stanno mezzi dentro, mezzi fuori. Questi o li mandiamo dentro o li mandiamo fuori. No, fuori in cima, mamma. Però è questo, guarda. Se tu abbassi questi. Tipo. Vedi? Però questo qui. Però non c'ha. Beh, però giusto perché sta cartocciato su se stesso. Se questo è più legato. Però guarda, è arrivato, guarda. È arrivato, ma ho pure torto questo. Certo. È quello che gli fa il serpentone. Che questo dobbiamo mandarlo dentro. Non sono qua sopra li manda. Qua. Così. Aspetta, posso. È acceso o no? No. Io penso che la gente ti faccia sembrare un PC da altri si perde un grande. Vabbè, ma non tutti. Sai che c'è che tanti purtroppo non. Alcuni, anche se è una cosa semplice. Alcuni non c'hanno proprio manualità in genere, secondo me. Peppe, prima ti ho dato 5 euro. Grazie mille, Peppe, non l'avevo visti. Ci è sfuggito qui perché con il capellone che mi dà fastidio. Sembra Michael Jackson. È una buona cosa, non c'è troppo. Michael Jackson, poi dove sei? Michael Jackson della Tina. Sono della Tina. Grazie. C'è Wender in negozio? Sono io, puoi dire a me. Allora, sembra il Monnez. Ma che te sa inventà? Ma che te sa inventà? Angela! E
E se la parrucca te la mettesse Fabio? Ma l'abbiamo fatto, Giovanni. Ci sono stato un'ora. C'è iniziato la live. A pupazzo. Nel monnezza. Perché non mi rientra? A questo PC darei un nome. Che ne dici, Jarvis? Ci piace. Ci piace. Nico il pirata. Sono commissario Girardi. Anzi, quale commissario? Ispettore Girardi. Ispettore Girardi. E poi c'era il mitico bombolo. Io scelto un cazzo. Ecco. Oh, bravo, ha fatto un bel lavoro. Certo, ma manca un filo di rifinitura, ma ci sì, siamo. Ma questo, oh. Ecco, lo so, è da fissare, sì. Quattro perni. Fissalo. Ma sgrossi strafatto. Sono sempre gli stessi, no? Sì, sì, sono gli stessi. Sono gli stessi. Questi qua non c'entrano niente al momento. Ma che è sta roba? Spezzatino alla gattara. È buono. Se il giorno vengo a Roma, posso passarvi a offrirvi un caffè? Ma assolutamente sì, noi ci campiamo con i caffè. Ragazzi, per manutenzione PC, cosa consigliate? Bomboletta d'aria compressa. Bombolo, grandissimo attore. Grandissimo attore, Bombolo. Era proprio così poi. Allora lo ripeterò da capo, esatto, c'è iniziato la live. Lenny Kravitz. Manca woman. Ti faccio vedere io, sì. Però non so così scuro come Fabio. Lui può fare quelli, no, diciamo, di colore. Ce l'ha al mare. Lo fai bene a Bombolo. È vero. Commissario, va sta pizza. Bocconotti Cinzia. Grande. Quei film, ragazzi, chi non l'ha visti, se andasse a vedere. Quello è qualcosa di clamoroso. Okay, bello, bravo. Abbiamo ottenuto un bel risultato. Bene. Poi ci devo lavorare, però diciamo che... Dai, un bel lavoretto hai fatto, dai, su. Comunque, tutto sommato, per essere tutto a vista anche da quest'altro lato, si vedrà un hard disk in capo, perché il resto sì. Qui sotto poi comunque viene smussato. La piccola magari cerchiamo una volta e rifinitura qua sotto. Sì, questo dall'altra parte bisogna aiutarsi. Allora, un po', okay, diciamo, questo okay. Lì ci vuole tempo. Io direi. Ci serve la Molex per questo. Sì, quello okay. Lascio fuori adesso. Lascio così. E vogliamo. Quale so? 34. Io direi. Presto, che... Stiamo nelle due ore. Salamoci Windows intanto. Così vuole. Certo. Allora, io intanto switcho cam. Allora, non vedo niente, vedo la freccia del mouse, lo so chiaro. Eccoci. Eccolo qua. Intanto io posso anche avvicinare magari il bugia holders. Lo mettiamo, dai. Sì. Se riesco a evitare di montare il... Bello comunque, bene, mi piace. Bello, mazzo. Bel lavoro. Non è semplice come sembrerebbe assemblarlo, no, è vero. Non è tutto oro ciò che luccica, come disse chi? Il mitico Tex Wheeler. Bene, allora questa la mettiamo così. Ok, andiamo bene, proprio bene. Grande, pure la sorella, vedi qualcuno che è acculturato di romanità, di film che hanno fatto la storia. Sai chi è che ne sa veramente tanti, Ivano, le sa tutte. Tu qualsiasi cosa dicevi, ti diceva una frase con... Che poi io purtroppo alcuni, più della metà di quelle che mi diceva, non l'ho visto, guardai un attimo. Oh, è il secondo tragico fantasma. È vero. Grande ZMR Mark che si abbona a Twitch Prime. Grazie mille, ragazzi. Oggi avete rinnovato in tanti. Avevamo visto che erano scaduti un bel po' di abbonamenti. E ci fa piacere che anche nonostante siamo al 10 di agosto, al 9 di agosto, avete anche risposto presente a questa live qui, col Fabio Afro e il Bob Marley e il Toma Ermonnezza. Ecco, per questo che ci vorrebbe accensione e comando vocale. Ciao Jarvis, allora sì che farebbe il botto, è vero. A commessa! È acceso o no? Posso accendere? Continua il baro vitale, sono cresciuto. Eccolo qua, l'accensione. È il momento in cui parte tutto. Ma decolla? Decolla. Triccichello?
C'è una ventola che è spenta, però. Vuol dire che per fascettare ti sei staccato. Ah. Eh sì, dopo ci dovresti. Ci dovremmo rimettere le mani. Dopo ci dovremmo rimettere le mani. Però c'è. Ah, ok. Ok. Boeing in partenza. Si va sulla Luna. Allora, Ducatichello. Buone vacanze, ragazzi. A settembre ci chiamo. Vi chiamo per far shopping. Grande, grande, grande. Lei mi deve rendere conto dei conti, se ne occupa Mizzi Tunello. Questo che si è copiato paro paro al Conquest della Cuba. Eh no. C'è un video che noi abbiamo fatto tempo addietro, quando uscì questo case, dove avevamo entrambi i case in negozio, li abbiamo confrontati. Vi posso dire che questo è proiettato in avanti come, diciamo, il retro di una moto. Il Cougar è sbragato, cioè la scramale si monta al contrario. Vabbè, sta, ma non così. È solo quella la differenza. No, vabbè, poi c'è una differenza proprio di metallo. Ma non sei credibile, cioè, ma te stai a vedere. Il Cougar vi arriva smontato. Sì, ma non sei credibile. Guarda che faccia. Cioè, io non posso dare retta a uno così. Come no? Guarda che se dalla mini cosa si vede il paruccone che se muove. Però a te sta meglio, perché se ti arriva fino a dire tutto il collo, ti prende tutto. Ma anche tu non te la sei messa bene, non te la sei messa bene. No, e se la tiro troppo in avanti mi si scopre dietro, no? Beh, è giusto. Ma che vuol dire che c'ha la voce più grossa? Sì, perché pure più cervello, è normale. Sì, certo, materia grigia, quella che non serve a niente. Il design è molto simile al Cougar, ma allora, no, non è lo stesso ingegnere che l'ha fatto. Si chiamano concept case, è la concezione di un case, l'idea di un case. Quindi, ok? Quindi il Cougar è un concept, questo è un concept. Che hanno una forma tutte e due similare, perché sembra molto robotico. Questo sembra molto più un Transformers. Il Cougar pure è carino, però. Non, tra i due c'è anche una differenza di prezzo, non è così poca. Anche le qualità è tangibile. E sicuramente internamente va a intaccare la qualità. Poi, grande Joe, buone vacanze, buona serata. Rimane il fatto che non sei credibile, è vero. Per la polvere è un macello, ti dirò di no, perché se il case non è chiuso, la polvere non si accumula. Cioè, si può fare lo strato di polvere, però non ti si può accumulare. Quindi non potrai mai trovare il gatto qui dentro. A meno che non te c'entra, però il gatto con la palla dei peli non ci vorrà. Che vuol dire, scusa? Squalo nero, perché? 3.900x, 4.000 euro, 2 banchi di RAM. Sta messo male questo. Perché? Perché? Perché somma, basta che sommi il costo del 3.900x, che da solo costa 600 euro. La 2080 Ti e il 3.900x sommati costano a oggi 2.000 euro. E stiamo a due pezzi. Poi che ti devo dire, c'è un case da 399. Beh, il case, certo, ci ha sperperato solo, perché lo voleva così, per carità. Poi c'è sta il fedente al liquido, il 500 NVMe, l'alimentatore 700 euro, l'alimentatore sta rosicando, mi sa. No, ma Squalo è così, Squalo ha sempre avuto la vena un po' normale, critica. Comunque, onestamente parlando, dopo 2 ore di live che guardo il case, vi dico che con 10 euro il mio falegname lo faceva a me. Citazione grande al Gian Giacomo. Bene, siamo partiti, intanto installazione di Windows è tutto a posto. Poi si è aggiornata all'euro, quella citazione era con le 1000 lire. Sì, col 30.000 lire mio falegname la faceva meglio, questa era. Rosica, no, non è bombo, non è. Colpo Intel tutta la vita. Vabbè, quelle, si scatena il flame, quelle, Intel AMD. Quelli sono scuole di pensiero, certo, è normale. Fabio, la parrucca portatela in Grecia, così non prendi il sole alla pelata. Grazie. Mister Nessuno? Ah, non era... No, Mister Nessuno è lui. Ma Mister Nessuno stava su YouTube. Su YouTube, Mister Nessuno. Come si chiama quell'altro? Ma è un altro, mica Squalo Nero. No, oltre Squalo Nero c'è quell'altro. Mister Nessuno. Allora è lui, Mister Nessuno. Che è l'inventore del piastrellistra. Del piastrellistra. Sei proprio tu, Mister Nessuno. Eccolo là, scritto là. Buonasera, Mister Nessuno. Ha cambiato immagine di YouTube, ma c'è. Ma sei Mister Nessuno quello del piastrellista? Allora, è sbraged sto Razer. Perché Razer? In che senso? Cioè, ragazzi, una domanda. Si può collegare il cavo 3 pin di una pompa IO ad un controller RGB alimentato tramite SATA? Sì, girerà stecca. Sì, girerà stecca. Sì, la puoi collegare. Con qua la parrucca lo puoi dire anche girerà così. Girerà stecca. Picciotti, niente, avete un G4009 oppure un G4920 no. Anche usati? No. Piastrellisti, grande Mister Nessuno. Allora è proprio lui, dai, è proprio lui. È Mister Nessuno quello storico, è il primo Mister Nessuno.
Ma è affidabile il software Razer ultimamente? Ma in realtà è sempre stato affidabile. Basta che tu scarichi la versione promo, l'ultimo modello, bla bla bla, che quello lì rompeva solo le scatole. Però quello classico funziona. La 2, la versione 2, invece che la 3. Linom, ciao Stefano, ciao Fabio, mi spiace, sono arrivato tardi, la notifica non è arrivata da YouTube, mannaggia la miseria, mannaggia, però te la puoi rivedere. 32 GB RAM nel 2019, ma tanto per giocare a Fortnite, questa è la fine che farà. È vero. Ragazzi, sapete dirmi quanto ci vuole dopo l'approvazione del boot kit ad arrivare a casa? Che vuol dire? Il boot kit per cosa? No, comunque non trovo. Razzoli, per quello schermo, sapete quanto mi costa? Non riesco a trovare info da nessuna parte? Colpo, chiede questa cosa. Quale schermo? No, ha scritto, non gli ho risposto io, perché purtroppo i fornitori sono chiusi, quindi ho mandato mail per informarmi, però sto aspettando che mi rispondano. Appena mi rispondono ti rispondo, spero entro domani, perché poi alle brutte... Luca Sofia, grazie. Luca Sofia, ci scrivici in privato su Twitch e ci devi mandare il tuo indirizzo, perché comunque ti sei aggiudicato il terzo premio del sì, giveaway. Scrivici o da Twitch o da Facebook, la dove vuoi, un'email, e mandaci il tuo indirizzo. Appena torniamo il 26 agosto, se tu sei a casa, ti rispediamo il premio. Il Synapse versione 2 era stato un parto da tastiere. Sì, infatti non dovevi installare il 2. Io vorrei comprare un PC, ho visto sul vostro sito 669. Se cerco la scheda video MSI 650, vento su 4 giga su Amazon, me ne trova di più. Vorrei solo sapere se è la MSI GTX 650 Ventus X. Sì, sì, a quella lì su è la Ventus. È la Ventus, è quella là. Giacomo, guarda le paperelle. Tutte citazioni. Oggi li vedrei bene tra i Jackson 5 o nei cugini di campagna. Più nei cugini di campagna. Anima mia! Quelli che, capito, batti le mani e scheni le guaglie da parrucca, capito? Grandi cugini di campagna. Ancora stanno congelati. Ma l'ha attaccato? No. Ancora stanno congelati. Si tengono pronti per eventuali feste che devono fare dei paese. Questo ti serve i driver che abbiamo sulla chiavetta. Ricordate che questa c'ha due schede di rete, questa scheda madre. Ragazzi, grazie mille, buone vacanze. Rewards, buone vacanze anche a te. Vale la pena il Mi Band 4? Mi no. Band. Ah, il Mi Band 4. Quindi, no, vabbè, tutto ciò appena sente Xiaomi. Tutto ciò che sento Xiaomi, lascia perdere. Stai comunque, probabilmente seguirò il tuo consiglio che hai dato a qualcuno prima. Credo di prendere la X570 Gaming Plus invece della X470 Pro. Bravo, Super Sami, bravo, così mi piace. Bella, va bene, bella, stai, bello sto case. Poi grande, se magari psycho. La compri da noi esatto. Meg, che marca è? Meg in realtà è MSI. Meg è una nomenclatura che gli danno per identificare la fascia. Identificare la fascia. Per farti capire. Questa qui è MSI Meg, la fascia alta. MSI Meg X570 Ace, poi il modello specifico di questa X570. Fabio, in caso passo. Bene. Allora, siamo arrivati quasi su Windows. Il PC comunque è silenzioso, anche perché già anche non abbiamo settato nulla. Non abbiamo ancora settato nulla da settare. Allora, a noi ci è rimasto che poi faremo a telecamere spente, sistemare il Molex. Quindi ci serve un adattatore. Sì, ma il Molex serve solo per illuminare il loghetto che ha qua. Ok, devo vedere davanti. Perché c'è una ventola che non si è illuminata. No, questa qua davanti, quindi vuol dire che per fascettare hai scollegato uno del quinquidente qua. Sicuramente sì. Con 1500 di budget, e più ci posso fare? A settembre. A settembre. No, se ci iscrivi ti mandiamo un preventivo dettagliato, ma a settembre, cioè a fine agosto, al 26 agosto che torniamo. Oggi ho internet, quindi posso usare Dragon 7. Ah sì? Quanto è una licenza Windows? Daniele, se la compri online la paghi 10, 15, 20 euro. Se la compri... 500.000 lire nel carrello! Ma se la compri invece in negozio ha un costo maggiore. Perdono i punti? No. No, non si perdono i punti. Basta che sei follower del canale. Però se sabbi sono più contenti i fanti. Però se non puoi sabbare perché ti è scaduto l'abbonamento con Amazon Prime... Ma se vi porto una 4x4, una Panda, che PC mi fate? Beh, ti possiamo fare... la Panda 4x4 ci vorrebbe un bel PC, ma in realtà un po' grosso in realtà. Si fa una mini postazione gaming per giocare a dei titoli di rally. Senti che roba che ti ho detto. Però la Panda 4x4 deve essere quella vecchia, quella fatta in titanio. Sì, quella che c'ha il coso, il paraschizzi dietro. Quella là, con scritto quella, proprio 4x4. Sì, quella là. Lag, perché sta scaricando. Uè, ciao cara, ciao a tutti, ciao Stefano Capellone e Fabio l'Albino. Sì, Fabio è proprio l'Albino, è vero.
Bene, bene, bene. Avete mai assemblato un Cougar Gemini T? Cosa ne pensate? No, non l'abbiamo mai montato, ma cosa ne penso? Ti dico che no, secondo me non mi piace. Ammazza che lag, solo lo so, scusate Fabio, che quando gli parte a scaricare... Cioè, purtroppo, durante lo streaming, se poco poco vai a usare un po' la banda, ti lagga a bestia, perché perde sì, poi i pacchetti. Stiamo streamando su tre piattaforme. Pure su Facebook, che poi manco sì, l'abbiamo messa. Però aperto, però vabbè. Sì, vabbè, ci stiamo però. Stanno scaricando i driver. No, in realtà non solo i driver, ma abbiamo scaricato solo... Adesso faccio il BIOS, quindi rilaggerete un attimo. Ma un attimo, il BIOS pesa poco. Oddio, quello di AMD pesano un po' di più. Ha pagato la bolletta la connessione? No. Vabbè dai, ste Cougar e Cougar, Antec è arrivata dopo. No. Con questa tipologia di case. Allora, no, in realtà allora, no. Io però dovrei dire una cosa. Cougar è un marchio che è nato forse 4 anni fa, Antec c'è da più di 30 anni. Questo allora, pure conterà qualcosa. Antec in realtà a livello di concept, se andate a vedere il video che abbiamo fatto mesi fa, cercate sul nostro canale o comunque su YouTube, scrivete Antec Torque Easy Fix. Vedrete questo video comparativo con il Cougar. Al di là della comparazione, che quindi non si può fare proprio direttamente perché c'è un prezzo che è ben diverso, in realtà Antec anni fa, circa 10-12 anni fa, noi eravamo ancora all'alto e negozio, la diciamo piccolo, questa cosa nel video, la diciamo nel video e facciamo vedere anche un'immagine, una foto di questa cosa. Fece lo Scorpion, che era un concept diverso di un case in orizzontale, lo fecero anche in versione Abarth, quindi colorato con scritto Abarth, era bianco, perché Abarth collaborò con Antec per fare questo case. Quindi a livello di concept, perché questi sono sempre concept, quindi concezioni, quindi idee astratte di un case, Antec c'è da prima, poi il Cougar ha fatto quel tipo di case, ma in realtà quando è uscito, io credo che Antec ha detto, mannaggia la miseria, ci hanno avuto più o meno la stessa idea, perché questa qui è un case che lo devi progettare per più di un anno, quindi in realtà l'hanno fatto uscire a distanza di poco tempo, nessuno ha copiato l'altro. Anche ci abbiamo info che praticamente questo, nonostante costi tanto, essendo fatto tutto a taglio con la CNC, verniciato con sistema particolare, questo case qui a noi ci hanno detto, poi ovviamente è da vedere info così diciamo sotto banco, che Antec non dico che lo vende in perdita, però comunque non è un... normalmente un case quando viene progettato ha un costo per il produttore, se il case costa 100 euro al produttore gliene costa meno di 20, questo non è il caso, cioè questo è uno di quei case che anche a loro costa tantissimo, e anche se costa tanto in realtà loro non hanno tutta questa marginalità, ma avendolo toccato, visto, cioè se vi capita di vederlo vi rendete conto che non è un case che può costare meno di quella cifra in realtà, perché c'è un grado di rifinitura che è pazzesco. Beh sì. Costa troppo, Cougar costa meno ed è molto molto simile. Sì, è vero, è similare. Comunque penso che si è buggato YouTube, perché ha fatto già, guarda, stiamo a perdere spettatori con una velocità imbarazzante. E quindi l'altra volta pure Teriori si è buggato, diciamo 15 spettatori, poi siamo ritrovati a 100. È una cosa strana. Allora, tanto aggiornato il BIOS, allo stesso prezzo prendi Lian Li Serie. Vabbè, ma qui ragazzi, se cercate il concept, vi ho detto, se volete la macchina per fare scena, vi comprate una macchina bassa, scomoda, che consuma un botto, però fa rumore e figa da vedere. Però è scomodissima e faccia in viaggio. Se volete la macchina comoda, quella è una cosa che devi comprare così. Questa è un case, è per scenografia. Così è. Questo, se c'hai un certo tipo di arredamento a casa e te lo metti in salotto, anche, cioè, questo fa. L'unico difetto che gli trovo è che è troppo grande, secondo me. Quindi, dentro un appartamento di oggi, trova difficile collocazione. Però io ne avrei apprezzato una versione più piccola. Mister Nessuno fa una domanda. A sto giro, una domandona ve la faccio. Quest'anno per le 11.55 in 9, 0390 Asus o Gigabyte? MSI. Poi se proprio ti prende una tra quelle due, prendi l'Asus, la versione quella diciamo fascia alta, che comunque almeno è pure bella da vedere. Il difetto è la polvere, sì e no. La polvere sì, ci sta, perché ci sta, però in un case chiuso ci entra sparata dalle ventole, in un case aperto ci si deposita, quindi in realtà più o meno si fa lo stesso strato di polvere all'interno. Allora, è cambiato monitor, mi funziona solo in VGA, non in HDMI, in display port, sapete dirmi come mai? Molto strano, Non funziona solo in VGA. Dovresti vedere se l'uscita video di quel PC che tu hai funziona magari con un televisore o un altro monitor con l'HDMI, se no c'è un problema sul monitor. L'Antec Abarth, quello era lo Scorpion, si chiama quello lì.
Mazza, comunque per flash a un BIOS ci mette una niente, vita. Una vita. Non si, no, non lo fanno più in commercio. Pensa, all'ultimo c'avevamo noi esposto, gli avevo tagliato i cavi audio frontali, un ragazzo si è comprato uguale, era quello esposto, si è comprato questo. Va manutenzionato spesso essendo tutto aperto. In realtà basta una bomboletta d'aria compressa, una volta ogni paio di mesi gli dai una soffiata. Ah, c'è il grande Gianluca del Netvana pure, vedi? Ah, vedi. Per dar, bene. Lo so, quindi... ti saluto, non mi vedi, ma sono qua. Sì, è vero, lui c'è, cioè, non c'è. Sono quindi... coperto dalla bestia. Sì. Quindi dicevo, ciao caro. Anche io, avendo messo il P3 in orizzontale con la scrivania sopra in vetro e quindi è totalmente aperto, vi posso dire, regà, lo strato di polvere è quella che si deposita su un tavolinetto, su una mensola, è lo stesso. Ogni tanto gli si dà una soffiata, però non ve la può accumulare, essendo aperto non può accumulare quei batuffoli di lana, sì, non c'hai i filtri antipolvere che accumula un case chiuso, perché un case chiuso voi immaginate che ci viene sparata dentro una quantità di aria e polvere che alla fine quello fa da scatola, quindi la trovate tutta ammucchiata e si creano i fantastici villaggi di Natale all'interno dei PC di cui potete trovare moltissime foto diapositive sul nostro Instagram, per chi non è follower, esatto. Ovviamente. Esatto. Procede immediatamente lì, diciamo, quando troviamo i PC più sporchi potremmo fare una compilation, esatto. Sì. Invece quelli aperti così possono, naturalmente si deposita uno strato leggero di polvere, ma non può accumularla per fare il famoso muschio del presepe, quindi quella cosa lì la possiamo evitare, però basta soffiarlo, basta, certo, se ti fai un PC del genere avere l'accortezza di soffiarlo ogni tanto. Stai, vi devo inviare le foto del mio PC scrivania su Facebook lasciato aperto dietro la scrivania, lanciato aperto, sì, va bene, mandaceli. Ma il canto YouTube che fa? Cala, torna. Sì, è vero, ma ogni tanto impazzisce YouTube stesso. Allora, al posto del bomboletto dovrebbero andare bene i compressori portatili a pistola. Eh beh, sì, però non tutti hanno la possibilità. Nello comunque, spazio, ti posso dire una cosa, prendere... ci ha messo meno a installarsi Windows. Esatto, sì, è incredibile se ci pensi. Bene, ragazzi, grazie Nickman che si è abbonato a Twitch Prime. Grazie mille, ragazzi, per tutti voi che avete rinnovato il vostro abbonamento, il vostro sub con noi. Ci avete dimostrato il vostro affetto, il vostro attaccamento alla maglia. Bravi. Poi, sì, va pulito, bravo. Vabbè, tanto uno che è schiuso una volta al mese, due mesi, va pulito. Sì, esatto. Sì, il problema è che questo qua, essendo pure un elemento di arredo, quando poi ci si deposita quel velo di polvere, in realtà se hai un PC normale non è che una volta al mese lo soffi. Questo, se lo vuoi tenere lindo e pinto, ovviamente una soffiatina. Mamma mia, mi stava a spaccare la testa sta parrucca. Allora, senti, vieni di qua, dai, facciamo questi saluti prima. Eh sì, dai, mo' ha finito, fammelo riavviare. Dai, riavvia. Cambio così, cambio. Perché non lo volevo spostare mentre stavo. No, non lo spostiamo. Non lo spostiamo. Allora, noi torneremo, intanto ve lo dico. Si è spinto. Ok, posso cambiare. Sì, aspetta, Lo decolla. Chiedo autorizzazione a decollo, tipo così, no? Esatto. Allora, vieni di qua. Bene, ragazzi miei, lo so che allora, leggo io. Fammi controllare un attimo Twitch, come siamo messi, 70 volte. Ah, è vero, non credo, per un raidino magari rapido, ma non è solo il giorno. Allora... No, dedichiamo il tempo al saluto. Allora, ragazzi, noi andiamo in ferie, da domani staremo in ferie fino al 25. Torneremo operativi in negozio il 26. Stasera streamo da casa, attenzione, verso le 10. Buono, 10, buono, 10 buono. E mezza, inizio tardi, faccio un'ora e mezza, non faccio tanto, però questa sarà proprio l'ultima. Noi vi auguriamo buone vacanze a tutti quanti. Aspetta, streamo da casa su Twitch. Twitch, quindi ragazzi, chi vuole... No, ve lo vieto. Lo so, purtroppo dobbiamo anche chiudere e anche andare in vacanza, cioè andiamo a riposare. Dobbiamo finire questo. Quelle due settimane, questo adesso lo finiamo, lo consegniamo domani. Magari una foto su Instagram la mettiamo. E quindi noi torniamo 26 e quindi vi dico anche quando saremo di nuovo live con voi. Torneremo il 30, perché noi riavremo il 26 lunedì, il 30 venerdì di nuovo live. Quindi vai, Fabio, almeno fallo un sorriso pure in vacanza, fare incazzato H24, ma non è vero, io sono, non è vero, lui è incazzato H24. Allora, no, stasera non gioca, non credo che giochi, sì, stasera. Certo. Ah, giochi? No, che giochi stasera? Beh. Non si sa, vedremo stasera. Comunque, per chi ci vuole essere stasera con Fabio, circa intorno alle 10 su Twitch, quindi potete andare a stare con lui e lasciargli gli ultimi saluti.
Ragazzi, quindi che cosa c'è sotto la scheda video? È New Zamba, quello è un VGA holder che dà MSI, è una placca di alluminio che si avvita al sì, anche se qua lavora in lavora in diagonale, sta un po' particolare. Vabbè, se vuoi ho CSGO, ti dice MSI Paladin. Gioca, gioca a CSGO che ti apro, ti dice Lucio Innocenzo. Stai buoni. Che ne pensate di Horus come marchio? È un buon marchio di Gigabyte, noi non lo trattiamo, però comunque se puntano alla fascia alta, se la rivede adesso che se chiudiamo. Qualche foto la facciamoci su Instagram. Domenica esce un video in cui vi spieghiamo un po' tutto quello che faremo mentre non ci siamo. Niente ragazzi, stasera su Twitch. Stasera su Twitch, riposatevi, riposatevi anche voi, ricarichiamo le batterie, così almeno siamo pronti per ricominciare, diciamo, la nuova stagione, che per noi a settembre è come il campionato, ricomincia la stagione di Serie A. Avete parlato del litigio? No, non abbiamo parlato del litigio, Lucio, so che a te ti interessano queste cose, ne parleremo un'altra volta. E buone ferie a tutti quanti ragazzi, ringrazio tutti per essere stati con noi, grazie per aver volato con Ryanair, e questo qui sembrava lo stesso, sì, credo. Grazie, mandaci le foto, grazie a tutti per i sub, grazie a tutti per il follow, grazie a tutti per le donazioni, grazie a tutti per gli insulti, grazie a tutti per i desub, grazie a tutti per i